Ai fini della registrazione delle presenze è necessario che ciascuno di voi sia nominato semplicemente e solo con nome, spazio, cognome. Diversamente, se sono nome e cognome attaccati, se è il nome di qualcun altro, se c'è il titolo in più o se è anonimizzato in qualsiasi modo, la presenza non sarà registrata. Quindi abbiate cura di rinominarvi. Come vi ho detto. Vabbè, cominciamo. Io lascio la parola a Maddalena. Avvocato Maddalena Prisco, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Padova. Grazie Stefania, non vi ruberò molto tempo perché il pomeriggio è particolarmente denso. Sono Maddalena Prisco e ho l'onore di presiedere il Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Padova dall'aprile del 2019. Vorrei subito ringraziare l'avvocata Stefania Lucchini e l'avvocato Leonardo Bruni per la realizzazione dell'evento odierno e per la caratura dei relatori che oggi saranno presenti a questo pomeriggio particolarmente intenso di lavori. Oggi è una giornata notevolmente importante, non è solo la giornata europea dell'avvocato, ma anche la giornata internazionale dei diritti umani. Presidente della Commissione presso le Nazioni Unite dei diritti umani era Eleonora Roosevelt e mi sento appunto di ricordare questo momento e di rendervi partecipe a questa commemorazione. Abbiamo voluto fortemente l'evento di oggi pomeriggio a seguito dei fatti molto tristi accaduti nell'agosto sul territorio afghano e oggi pomeriggio i relatori affronteranno da diverse angolazioni e prospettive la questione afghana. Ringrazio anche l'avvocata Rossella Cosentino, l'avvocato Francesco Vignaghi e l'avvocato Lucio Squillace che hanno contribuito a realizzare l'evento odierno. I relatori di oggi, vado in ordine di relazioni, sono il dottor Carlo Bifani, direttore generale del Security Consulting Group, che è una società di sicurezza privata, il quale offrirà una ricostruzione storico-politica dell'Afghanistan degli ultimi 40 anni. Seguirà poi la relazione dell'avvocata Sara Bregante, che è direttrice generale vicepresidente di Emercrim, che è un centro studi di criminologici sul terrorismo con sede a Firenze. Seguirà la relazione del dottor Riccardo Valle, che è un junior analyst presso l'Analytica for Intelligence and Security Studies. Poi avremo l'avvocata Francesca Di Giacomo, che ci parlerà della violazione dei diritti umani come possibile criminogenesi di un migrante. Avremo poi la testimonianza diretta di Farhad Bitani, che ci potrà offrire una ricostruzione di primissima mano dei fatti occorsi e delle atrocità vissute. Concluderà poi i lavori il dottor Domenico Quirico, che è un noto giornalista. Non voglio rubarvi troppo tempo e passerei la parola al nostro presidente dell'Ordine delle Avvocate e degli Avvocati, l'avvocato Leonardo Arnau. Grazie, buon convegno a tutti e grazie davvero per essere presenti così numerose e numerosi oggi. Buon pomeriggio a tutti, grazie Maddalena. Sono davvero lieto di poter portare i saluti del Consiglio dell'Ordine a questo evento. Un ringraziamento particolare ovviamente a te Maddalena e a tutti i componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Padova. È importante ricordare la data alla quale alludevi, cioè la giornata odierna, 10 dicembre, giornata mondiale per i diritti umani, per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 48 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, grazie al contributo determinante di Eleanor Roosevelt, Italia. Pronunciato ricordava come fosse sia un dovere, un impegno contribuire a promuovere e difendere i diritti umani nella quotidianità delle nostre vite perché sono nelle mani di ciascuno di noi.
Credo che anche questo intento abbia portato all'organizzazione dell'evento di oggi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dedica particolare attenzione al tema della tutela dei diritti umani e quello strettamente connesso della tutela dei difensori di questi diritti, quale espressione più incisiva della funzione sociale dell'avvocatura, sia nell'esercizio dell'attività professionale quotidiana quanto nella necessaria sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Per questo abbiamo inteso, come Consiglio dell'Ordine, intendiamo riaffermare la centralità nel nostro sistema costituzionale del diritto di difesa, oggi posto in discussione su più fronti. In questo quadro la tutela dei diritti umani ed il sostegno agli avvocati e a tutti i difensori dei diritti umani impegnati in questo ruolo un tema qualificante della attuale, così come la scorsa consiliatura, data per ripetuti comunicati, ad esempio a difesa dei colleghi turchi e curdi soggetti ad una repressione indiscriminata, colpevoli soltanto di esercitare il proprio impegno professionale. Lo abbiamo iniziato a fare quantomeno dal 2015, dopo il barbaro assassinio del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Diyarbakir, l'avvocato Tahir Elçi, alla cui memoria abbiamo dedicato la prima edizione del premio per la migliore difesa d'ufficio, e abbiamo inviato numerosi delegati, colleghi padovani, ai processi come osservatori internazionali, ai processi nei confronti dei colleghi. Lavoriamo ovviamente con la Commissione Diritti Umani, che abbiamo istituito nel 2016, in stretto rapporto con la Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense. Facciamo parte, assieme a molte realtà, all'Università, il Comune di Padova, del progetto Padova Città Rifugio dei Difensori dei Diritti Umani, che proprio in questi giorni per la prima volta ha accolto dei difensori dei diritti umani a Padova, e di questo si parlerà in un ulteriore incontro del 14 di dicembre. Ecco, d'altro canto lo Stato di diritto vive sempre in un equilibrio precario e in qualche modo il nostro non fa eccezione. Per questo motivo io credo che come avvocatura dobbiamo seguire con attenzione quello che succede nel mondo, perché le spinte autoritarie, proprio come oggi il coronavirus, non si fermano alla frontiera. Il modo in cui vengono rappresentati e trattati i difensori dei diritti umani e gli avvocati è una spia della circolazione del virus autoritario. Gli avvocati difendono la libertà e i diritti delle persone, e chi calpesta i diritti umani in primo luogo aggredisce l'avvocatura, che ha il compito di tutelarli. In ogni angolo del mondo assistiamo ad arresti e condanne di avvocati che sono strumentali alla negazione dei diritti civili dei cittadini. La difesa degli avvocati minacciati è allora difesa di ogni persona dalle prevaricazioni dello Stato. È un problema che riguarda tutti, perché ogni potere, in assenza di contrappesi, ha la naturale tendenza ad espandersi a danno di tutti i cittadini. Ecco, mettere sotto osservazione i luoghi dove questa patologia si manifesta non vuol dire affatto ficcare il naso in questo o quello Stato straniero. Significa al contrario occuparsi di noi stessi, perché quello che oggi accade oltre le nostre frontiere è accaduto in passato da noi e potrebbe riaccadere domani, e magari in forma strisciante sta già iniziando ad accadere. La Turchia, l'Iran, l'Afghanistan sono solo degli esempi. Abbiamo commemorato la figura dell'avvocato turco-curda Ebru Timtik, abbiamo ricordato e continuiamo a ricordare la vicenda di Nasrin Sotoudeh. La toga di queste colleghe è il simbolo di chi non si sottomette, di chi non si piega all'ingiustizia, di chi è disposto a pagare qualsiasi prezzo perché vengano rispettati i diritti di tutti, di chi è pronto a qualsiasi sacrificio per il diritto.
In molte parti del mondo si muore per aver fatto il proprio dovere di difensore, per aspirare a un giusto processo, per la difesa di diritti umani e civili. Ecco, io credo che noi tutti, in particolare noi avvocati, nei confronti di questi martiri abbiamo un debito che siamo chiamati ad onorare, ricordando che quando vengono attaccati gli avvocati e la funzione difensiva sono oggetto di aggressione l'individuo e le sue libertà. La vicenda dell'Afghanistan ovviamente ha delle peculiarità proprie sulle quali la politica avrebbe molto da dire, anche con riferimento al tema dell'esportazione della democrazia. Ecco, mi limito a dire che questo impegno che noi come Consiglio dell'Ordine, come Comitato Pari Opportunità, come Commissione Diritti Umani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, rappresenti un compito per l'intera avvocatura, per chi crede nei valori della democrazia e in questo senso non potrà mai venire meno l'impegno per la difesa dei diritti umani e dei loro difensori. Grazie e buon lavoro. Volevo solo, prima di lasciare spazio ai lavori veri e propri, volevo solo ricordarvi, scusandomi se sono ripetitiva, la questione del nominarsi perché siano registrate le presenze. Raccomando a tutti quanti di nominarsi esclusivamente con nome, spazio, cognome, perché diversamente la presenza non sarà registrata. Da adesso vi chiedo di indicare la presenza e mi rivolgo in questo momento ai colleghi fuori foro. Lascio la parola all'avvocato Leonardo Bruni. Sì, grazie Stefania. È con un vero piacere che da parte del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine vi diamo il benvenuto a questo convegno, il cui titolo fosse un titolo molto a tecnico, però crediamo evocativo. Cosa sarà dell'Afghanistan? Perché abbiamo scelto questo titolo? Perché ciclicamente c'è un boom di attenzione sull'Afghanistan che poi viene inesorabilmente meno col passare del tempo. Questo agosto siamo stati tutti scossi dalle immagini che sono arrivate da Kabul e da altre città dell'Afghanistan che mano a mano cadevano sotto gli attacchi dei talebani che hanno preso il potere. Si è parlato a lungo tempo di come è stata gestita l'evacuazione da parte delle truppe alleate, sia britanniche che americane, però come vedete, a parte forse negli Stati Uniti in cui si è parlato di impeachment a vario titolo su Biden, adesso l'attenzione si è spostata su altri argomenti. Adesso in questi giorni si parla di Ucraina, si parla di Russia, e proprio per questo crediamo che questo convegno sia importante per tenere alta l'attenzione su ciò che accade in Afghanistan. E ciclicamente, come si è detto, come Occidente ci siamo interessati dell'Afghanistan prima per l'invasione sovietica, quindi un interesse di blocchi contrapposti tra Occidente e blocco del Patto di Varsavia, e quindi avevamo visto l'Afghanistan come un paese alleato che resiste all'attacco di un blocco a noi nemico. Ricordo, come per cultura popolare, che il terzo capitolo di Rambo, per chi è appassionato di film d'azione, è ambientato proprio in Afghanistan, e addirittura alla fine del film c'è una dedica al valoroso popolo afghano. Quindi insomma, in un contesto, se uno lo vede adesso, un film dell'88, diciamo che desta molto interesse per come si è evoluta poi la situazione. Ovviamente è tornato d'attualità per l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001, quindi l'operazione Enduring Freedom che tutti conosciamo, però dopo, nel 2003, con l'invasione dell'Iraq, l'attenzione dei media occidentali si è spostata tutta su quell'operazione e sulla legittimità dell'operazione in Iraq, mentre l'Afghanistan, diciamo che è ritornato alla ribalta nel momento in cui Obama, da neopresidente, annuncia la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden nel 2012. E da lì
lunghi anni di silenzio, diciamo, dalla parte dell'opinione pubblica, dei giornali. Proprio nei giorni, ricordo che proprio nei giorni in cui nei giorni caldi di agosto, in cui si parlava della strategia fallita, di come sia stata gestita dalle truppe alleate l'organizzazione e il governo dell'Afghanistan, il Washington Post aveva pubblicato una relazione da parte delle varie agenzie di circa 4.000 pagine nel 2014, in cui era denunciato tutti gli errori che erano stati commessi, e quell'articolo sostanzialmente non è stato letto da quasi nessuno. Adesso l'hanno ripubblicato proprio a fine agosto, e questo articolo è stato ovviamente, tutti si sono chiesti, ma com'è possibile che nessuno si sia reso conto di come era stata gestita la situazione? Ecco perché ho fatto questo breve excursus assolutamente modesto, però per dare qualche punto di riferimento a chi partecipa a questo convegno, proprio perché il nostro primo relatore, il dottor Carlo Biffani, ci introdurrà in una ricostruzione storico-politica e anche direi geopolitica dello Stato afghano, e di come sia importante per il mondo occidentale e non solo per il mondo occidentale. Quindi partiamo proprio da una ricostruzione di tal tipo e lascio la parola al dottor Carlo Biffani. Spero mi sentiate tutti. Sì, ti sentiamo. Sì. Molto bene, perfetto. Io vi ringrazio per l'onore che mi fate, che mi avete fatto invitandomi a un convegno il cui merito è sicuramente quello di tornare, riaccendere la luce su un episodio cruento e vergognoso, quale quello della fuga precipitosa da Kabul. Noi siamo dei fenomeni di consumismo dal punto di vista anche della comunicazione, quindi siamo capaci di vedere delle cose aberranti e dimenticarcene una settimana dopo e spostare completamente e volgere completamente lo sguardo da un'altra parte. E quindi merito a voi che continuate a tenere il lumino acceso su un tema così delicato. Faccio un brevissimo inciso: ho sentito la presentazione che avete fatto del mio tema e di me, e io vorrei mettere le mani avanti per una volta nella vita, non sono abituato a farlo, spiegando che io non sono uno storico, sono un operativo prestato all'analisi, all'intelligence, prestato a tutta una serie di temi. Il mio interesse per il terrorismo, materia della quale mi occupo, nasce in maniera assolutamente interessata, non disinteressata, intendo dire, andando in quei posti, lavorando in quei posti, muovendoci in quei posti, da sempre ci siamo appunto interessati, mi ripeto e mi scuso, a quello che è il loro modus operandi. Quindi capire come si muovono, capire come ragionano, per evitare che poi si rischi di essere sequestrati o si salti in aria. Questo è molto, tradotto in soldoni, il motivo principale che mi ha spinto ad interessarmi a queste materie. Quindi mi occupo di sicurezza, mi occupo di intelligence, mi occupo di antiterrorismo e controterrorismo, due parole che sembrano somigliarsi, ma in realtà chi fa antiterrorismo e chi fa indagini e chi fa l'aspetto intellettuale, chi fa controterrorismo sono le unità di forze speciali, le unità che avete visto in questi anni terribili, attacchi alle città occidentali, oppure prima citavate indirettamente il che è quello che ha catturato e ucciso, eliminato Osama Bin Laden. Loro fanno controterrorismo soltanto perché, come nel vostro gergo le parole hanno un senso, anche nel nostro è bene mettere un attimo in chiaro le cose. Mi scuso quindi se ci sono certamente dei passaggi storici che ho ritenuto essere importanti, ma il mio è più uno sguardo a volo d'uccello su una serie di aspetti che sono importanti e che riguardano soprattutto quello che è stato e quello che ci si possa aspettare sarà. Perché la cosa curiosa, io non sono mai stato in Afghanistan, e lo dico dandomi forse la zappa sui piedi, nel senso che se avessimo parlato di Iraq, se avessimo parlato per esempio di Baghdad, dove ho visto accoppare vostri colleghi semplicemente perché difendevano le persone sbagliate, ma a ritmi di qualche decina al mese, se avessimo parlato di quelle aree avrei parlato di posti che conosco fisicamente e sui quali ho poggiato i piedi per anni e continuo a appoggiarceli. In Afghanistan non sono mai stato, ma non sono mai stato per un motivo molto semplice, perché non ci sono industrie, non ci sono aziende,
E noi andiamo sempre nei posti dove ci sono aziende o dove ci sono interessi legati al commercio. E quindi questo mi fa venire in mente una primissima cosa, cioè quella che è difficile mantenere alto lo sguardo e accesa la luce di attenzione nei confronti di un territorio dove poi alla fine gli interessi che si muovono sono interessi geopolitici e regionali, ma non sono interessi commerciali, perché quello che sposta tutto è quanto, dico un nome, ma insomma ne potremmo, a tutti noi verranno in mente altri 100 nomi, Coca-Cola fatturi in Afghanistan. È evidente che se Coca-Cola, un'azienda di quella grandezza, di quelle dimensioni, non produce in quel paese, è più difficile che ci sia grande attenzione nei confronti di quello che accade. E vedete bene che delle bambine che non potevano andare a scuola sembra si siano dimenticati quasi tutti soltanto 3 mesi dopo che per 20 anni abbiamo speso centinaia e centinaia di milioni, sono morte centinaia di persone fra militari della coalizione, militari afghani, civili afghani ed altri, eppure eccoci qua a parlare troppo spesso di altro. Vado subito a queste 3 o 4 paginette striminzite di riflessioni, vi prego di interrompermi in qualsiasi momento se avete domande o se vi viene in mente qualcosa che ritenete sia giusto sottolineare. Allora, i talebani sono da sempre un fenomeno atipico riguardo alle alleanze e dalle sinergie poste in essere nei molti decenni nei quali si sono resi protagonisti dello scenario afghano. La loro è sempre stata una battaglia contro le forze di occupazione. Così come contro le forze di occupazione combatteva quello che chiamavano il leone del Panjshir, il combattente Massoud, che era il capo di Mujahideen che avevano combattuto l'Armata Rossa. Non so se avete idea di cosa significasse l'Armata Rossa. Beh, loro hanno sempre fatto del loro credo militare qualcosa di correlato alla difesa del loro territorio. Quindi, caratterizzata da una fortissima identità unitaria, resasi quasi impermeabili alle contaminazioni e dalle alleanze con altre realtà insorgenti o combattenti. Alleanze che nel tempo sono comunque avvenute, prova ne sia la collocazione nel loro territorio della nascita di Al-Qaeda e la forte sinergia strategica con il gruppo di Osama Bin Laden. Ma si è sempre trattato, a mio modesto avviso, di alleanze situazionali, ovvero contestuali e riconducibili ad una comunanza di obiettivi e di agende condivise, più che di una vera e propria fusione e totale unità di intenti. In termini di verità storica non si può poi tralasciare il fatto che ai tempi dell'invasione sovietica e della guerra dei combattenti che lottavano al fianco del comandante Massoud, come dicevamo prima, assassinato nel 2001, e pensate che giorno è stato assassinato il comandante Massoud? Il 10 settembre del 2001, il giorno prima dell'attacco alle Torri Gemelle, dell'attacco simbolico, dell'attacco strategico, dell'attacco degli attacchi perpetrato, ideato e condotto da Osama Bin Laden e da Al-Qaeda. Non è casuale questa cosa, perché il nemico più potente che avevano in Afghanistan era il comandante Massoud. Quindi il segnale da mandare era doppio: togliamo di mezzo il nostro più forte nemico nel territorio che consideriamo nostro e andiamo a colpire direttamente gli Stati Uniti. Quindi immaginate già allora quanto potente fosse il richiamo dell'aspetto di comunicazione. A quell'epoca, durante l'invasione sovietica, non sono mai mancate, come definirle, le sinergie fra gli apparati militari di intelligence occidentali e i guerriglieri che combattevano l'Armata Rossa, perché le forze speciali inglesi, le forze speciali americane andavano in Afghanistan ad addestrare e a foraggiare i combattenti di Massoud o comunque i combattenti che lottavano contro l'Armata Rossa, perché quello era il territorio nel quale i due blocchi si confrontavano. Era uno scacchiere nel quale si poteva fare a cazzotti per interposta persona. Quindi noi abbiamo aiutato, noi come Occidente, come entità geopolitica, abbiamo aiutato i combattenti che generazioni dopo si sono trasformati nei talebani. È qualcosa che mi dispiace dover essere io a darvi questa notizia, ma che accade abbastanza frequentemente. Risulta abbastanza complesso cercare di capire, alla luce dello scenario attuale, chi ed in quali termini potrebbero essere i nuovi alleati degli studenti coranici e del governo che stanno formando, fatte salve le alleanze legate a meriti delle quali si iniziano già ad avere i primi segnali e indizi. Ora andiamo a vedere un attimo interessi e permeabilità. Una delle zone nelle quali si è verificata una maggiore contaminazione
è quella al confine con il Pakistan, paese questo che ha sempre mantenuto rapporti ad essere generosamente riduttivi di non belligeranza con le formazioni terroristiche ispirate ad ISIS o a Daesh, che nell'area di Islamabad hanno prosperato in questi anni. Succede lì un po' quello che succedeva ai confini fra Turchia e nord della Siria, luogo nel quale sul confine, sulla linea di confine, c'erano soldati turchi che andavano tranquillamente, che autorizzavano tranquillamente, senza neanche controllarli, il transito di quelli che noi chiamiamo foreign fighters, che andavano a combattere per la Siria. Quindi, allo stesso modo, i soldati pakistani e il servizio di intelligence pakistano lascia briglia molto sciolta a questo tipo di movimenti per avere, come dire, un controllo dal punto di vista dell'area da parte sua. Possiamo definire quest'area, l'area del Pashir, del confine con il Pakistan, una vera e propria cura del terrorismo. Qui è nata Al-Qaeda, da qui e dalle zone circostanti a Osama Bin Laden, ai Mujahideen e al mondo intero. Qui nel 2001 si sono radunati i jihadisti in fuga dall'Afghanistan e i disertori delle milizie pakistane non più in linea con gli ideali della vecchia generazione di combattenti. Dal 2019, sempre in quella zona e nella regione del Khorasan, è diventata la roccaforte dei foreign fighters in fuga dalla Siria. Vi ricordate l'attentato di qualche mese fa all'aeroporto di Kabul? L'attentato è stato rivendicato da ISIS-K, il K sta per Khorasan, e Khorasan è la regione nella quale vivono e sono basati questi terroristi, che si ispirano non al credo afghano, ma al messaggio, alla fatwa, al messaggio lanciato dal califfo al-Baghdadi, del califfato, del super califfato mondiale. Sono due cose diverse, obiettivi diversi, strategie diverse, agende diverse. Già nel 2015 iniziate ad arrivare le prime rivendicazioni di un gruppo terroristico che si faceva chiamare ISKP o della provincia del Khorasan, dello Stato Islamico, fondato da talebani pakistani. Quindi voi capite perché faccio questo pistolotto, sulla questione della presenza dell'ISIS. Perché non hanno solo un problema di, come dire, riaccreditamento o di accreditamento ex novo presso le cancellerie occidentali, presso i paesi con i quali devono, sottolineo, devo, scritto maiuscolo e grassetto, poter far ripartire le relazioni diplomatiche e commerciali, perché altrimenti muoiono di fame. La loro popolazione li rigetterà, perché la popolazione morirà di fame, non si potrà curare, non ci saranno i farmaci, non ci saranno medicine. E che guerra hai vinto se la popolazione ti viene contro perché muoiono come le mosche? Sarebbe il loro potere, si poggerebbe su un castello di carta, quindi devono assolutamente trovare il modo di far ripartire relazioni. Quindi c'è dietro un'idea di capacità di sedersi e negoziare, cosa che è quanto mai lontana invece dagli obiettivi dell'ISIS-K, che invece combatte e basta, combatte punto. E il problema dell'ISIS-K all'interno del territorio afghano è legato al fatto che i talebani non solo devono combattere tutta una serie di realtà, ma devono anche guardarsi da questi. E non è facilissimo farlo, soprattutto se non hai una serie di strumenti che sono rientrati in patria quando gli occidentali e le forze armate e gli strumenti di intelligence sono stati smobilitati. Allora, esiste evidentemente un problema legato alla permeabilità delle frontiere, all'assoluta mancanza di volontà del governo pakistano di impedire il via vai di soggetti estremamente pericolosi, e la provata responsabilità dello stesso governo ed in particolar modo di elementi legati all'ISI, il servizio di intelligence di Islamabad, di facilitarne i movimenti, e parrebbe di addestrare i militanti oltre che finanziarli e facilitare la logistica di tali strutture. Vorrei quindi sottolineare il fatto che gli studenti coranici organizzati nel cosiddetto movimento talebano possono trovare enormi difficoltà a tenere sotto controllo la nazione afghana, limitando le capacità tattiche di gruppi che si ispirano ancora oggi al califfato globale programmato, come dicevamo, da al-Baghdadi. Non ci si deve dimenticare poi del fatto che per contrastare adeguatamente questi gruppi rivali i talebani hanno un irrinunciabile bisogno di informazioni, di intelligence e dati ricavabili soprattutto anche e soprattutto dalla osservazione della terza dimensione, da quella era dei droni. Non c'è più niente.
per capire dove questi soggetti si nascondono, vivono e dove hanno basi. E attualmente le cosiddette forze di sicurezza talebane sono assolutamente carenti per quanto attiene a questo specifico settore. È capitata una cosa subito dopo l'attacco all'aeroporto, l'attentato terribile all'aeroporto. Una settimana dopo i talebani hanno dichiarato, mostrando anche dei video, di aver attaccato la più importante base di ISIS-K. Io la domanda, io sono un po', sono un ragazzo di campagna, sono un po' malizioso. Ho detto, ok, forse lo sapevano già, però non vai a fare un attacco di quel tipo se non sai esattamente qual è il numero civico al quale devi, sul quale devi depositare un missile o far partire delle salve di cannone. Quindi non posso escludere che alcuni degli attori che sono interessati a quella regione possano aver passato a loro le informazioni di intelligence, perché da soli non le possono ottenere ed evincere. Riterrei, a proposito del fatto che gli studenti coranici siano ancora o meno una realtà capace di interagire e di minacciare la nostra realtà, possa essere utile tornare sul punto riguardante il fatto che non è immaginabile che quella formazione sia interessata a portare oltre i propri confini la sua macchina d'attacco e che anzi abbia tutti gli interessi di questo mondo a far sì che la percezione delle cancellerie occidentali e di quelle più influenti al mondo li viva in termini ideali e fattuali come in grado di dare una svolta improntata ad una maggiore tolleranza nei confronti dei nemici interni e di apertura, se non alla democrazia, quantomeno ad alcune delle richieste di governi con i quali vogliono riaprire rapporti fatti di trattative e appunto di accordi diplomatici e commerciali. Resta però fortissimo il messaggio relativo alla capacità di prendersi tutto il paese in meno di un paio di settimane e di affermare la loro leadership militare, capace di annullare nel volgere di poche ore gli sforzi strategici ed economici compiuti dalla comunità per riaffermare la democrazia e sconfiggere i talebani militarmente. Non ultimi quelli economici consistenti nell'equipaggiare ed addestrare un esercito che nel volgere di poche ore, attenzione, non settimane o mesi, questi non hanno, cioè l'esercito afghano regolare, finanziato da noi, addestrato da noi, supportato da noi, non ha mai combattuto. Non ha mai combattuto. Si sono consegnati alle forze talebane senza sparare un colpo, o quasi. E questa è una cosa che ci deve far riflettere su tanti aspetti che non ho il tempo di affrontare qui, ma ci deve far riflettere su quanto, su quello che noi percepiamo come affidabile e come giusto e quanto questo affidabile e giusto si traduca nella realtà in azioni che non sappiamo prevedere, perché nessuno aveva previsto un collasso così subitaneo. A me l'unico collasso che è venuto in mente paragonabile a questo è la caduta della Libia, cioè il fatto che in una settimana in Libia è successa la qualunque nel 2011, che decine di migliaia di espatriati si sono trovati a fuggire dalla Libia dall'oggi al domani. Non c'è nessun altro episodio nella storia recente che sia stato connotato da questa rapidità e da questa imprevedibilità. I talebani hanno dato prova in maniera formidabile di sapere come e quando agire, e sono stati in grado in pochi giorni di riconquistare tutti i territori apparentemente fuori dal loro controllo. Credo sia opportuno che il pericolo, ovvero questo tipo di pericolo, e quello insito nel messaggio contenuto nello smacco fatto subire dalle forze alleate e dagli uomini da noi addestrati, sia tenuto nella giusta considerazione, perché nella versione più recente del terrorismo globale non c'è niente che sia divisibile, separabile dall'aspetto di comunicazione. Quando mi si chiede se è vero che, come dice l'autorità politica relativa ai servizi di intelligence, ovvero Gabrielli, se è vero che questa cosa avrà un impatto sul rischio terroristico da noi in Occidente, io dico di sì, ma voglio sempre sottolineare il fatto che non avrà un impatto in termini tattici. I talebani non verranno ad attaccarci qua. I talebani non sono quei quattro scappati di casa che abbiamo visto seminare morte e danni a Parigi la notte del Bataclan. I talebani non hanno interesse a colpirci qua. Però è il messaggio che è passato, cioè le grandi
potenze militari occidentali possono essere sconfitte. È questo che fa da, come dire, da accensore, da innesco a tutta una serie di potenziali attacchi che possono essere perpetrati, tanto più per dimostrare che queste cose non accadono soltanto per mano dei talebani in Afghanistan, ma anche quel che resta di ISIS-Daesh è capace di cogliere il messaggio e di farlo suo e di attaccare l'Occidente nelle loro enclavi, le nostre peraltro. Allora, io cerco di sintetizzare perché non voglio rubare più tempo di quello che mi è stato concesso. Va anche specificato che la compagine militare talebana ha subito un'importante trasformazione in questi anni, passando dal rango di milizia molto compatta, agguerrita ed organizzata, a quello di esercito, composto anche da reparti particolarmente ben addestrati ed in grado di competere in termini di addestramento, dotazione e tattica con alcuni dei migliori reparti in ambito regionale. Non vi annoio perché è roba della quale vi interessa il giusto, c'è poco, non vi annoio con decine di foto che ritraggono unità talebane pronte per andare a combattere, beh, sono esattamente sovrapponibili a quelle in termini di veste, quindi di come sono vestiti, di come sono attrezzati, del tipo di arma, di come tengono l'arma in mano, sono sovrapponibili a quelle delle forze speciali occidentali. Quindi c'è stato un salto generazionale e dobbiamo farci il segno della croce e ringraziare Dio se quel tipo di nemici non viene ad attaccarci in casa, perché sarebbe un'altra storia rispetto a quella che abbiamo visto, pur terribile, accadere fino adesso con ISIS-Daesh. Concludo dicendo che sul blog del Consiglio Atlantico ho trovato alcuni spunti che vorrei condividere con voi. Allora, la lezione della moderazione. L'hanno imparata? Non so se l'hanno imparata. Stanno provando a far passare questo tipo di messaggio. Però non perché siano convinti della necessità di essere moderati, questo va chiarito, ma semplicemente perché ritengono, hanno capito, che l'essere non moderati gli porta soltanto danni. Se vogliono sedersi e negoziare con, non tanto con la Russia e la Cina, che hanno, come dire, un po' più di pelo sullo stomaco e probabilmente in maniere meno sofisticate nel relazionarsi con chi che sia, ma se vogliono relazionarsi con altri, quindi con cancellerie europee, con cancellerie occidentali, con governi democratici, devono abbandonare per un po' di tempo, per un medio periodo, per un lungo periodo, determinati schemi e determinati sistemi. Vedete bene, se avete seguito la storia, se vi siete informati un po' prima di partecipare a questa bella conferenza, ci sono sforzi notevoli nel cercare di riaffermare, pur nel perimetro della Sharia, pur nel perimetro dell'oltranzismo islamista, di riaffermare l'unicità del ruolo della donna, il rispetto per la posizione della donna, abrogare i matrimoni di interesse, abrogare il matrimonio riparatore inteso in termini di danno da ripagarsi con la cessione della figlia femmina, delle cose, ma neanche medievali, delle cose che qui esistevano forse all'età della pietra. La Russia e i cinesi, appunto, come prima accennavo, si stanno interessando, ma non è così fluida e così in discesa la strada che porta il nuovo governo talebano ad avere la possibilità di sostituire partner occidentali con quelli russi e con quelli cinesi, anche perché ovviamente quelli chiedono un conto salato e sono capaci di farsi rispettare sotto certi aspetti. Allora, gli ultimi quattro punti. Uno, l'emergere di un Afghanistan moderato. Lo scenario migliore suggerisce che i talebani aderiscono nella loro interezza alle promesse fatte da quando sono arrivati a Kabul. Ciò significa che i talebani al potere si comportano responsabilmente come un attore politico di governo, sia all'interno del paese che nell'arena internazionale, almeno fino al momento. C'è un patchwork di moderazione ed estremismo. Mentre i leader e lo Stato talebano centrale non perseguono apertamente misure austere nell'attuazione dei loro precetti religiosi e forniranno un certo sostegno all'inclusione delle donne, i leader e l'amministrazione locale continueranno a perseguitare qualsiasi deviazione. Cioè, una cosa è il governo centrale, una cosa è quello che accade negli estremi villaggi in montagna, dove non se ne curano proprio di quello che i capi talebani a Kabul dicono. Quindi da questo punto di vista bisogna tenere in considerazione la differenza. Ha una caratteristica divisiva
è volubile quello del credo talebano. Non è improbabile che una futura resistenza contro il governo talebano sia simile al periodo 96-2001, quando l'Alleanza del Nord, quella appunto di Ahmed Shahid Massoud, resistette ai russi. La resistenza potrebbe non avere una leadership nazionale, tuttavia potrebbero emergere leader locali di vari gruppi etnici. Poi, ci siete sempre, vero? Perché mi vedo solo io. Ci siete? Sì, ci siamo. Ok, perfetto, scusate. L'ultimo punto è inversione di passaggi. In questo scenario, i talebani inizialmente attueranno passaggi che assomiglieranno all'apertura e ad un sistema, lasciatemi dire, inclusivo. Sembrerà un passo graduale verso l'emergere dello scenario moderato dell'Afghanistan. Tuttavia, dopo essersi assicurati il riconoscimento internazionale, un seggio nella comunità internazionale e gli investimenti in varie infrastrutture e progetti minerari, il governo inizierà a tornare su fronti politici e sociali e ad imporre restrizioni su varie attività politiche e sociali. È un po' uno yo-yo. Si cede un po' e poi si ritrae. Si cede un altro po' e poi si ritrae. Avete visto bene che nei giorni drammatici dell'aeroporto e della fuga dall'aeroporto di Kabul era tutto un rimbalzo di responsabilità, no? Era tutto un dire no, ma noi ci siamo qui, garantiamo qui la vostra sicurezza, non metteremo mani e bocca in quello che state facendo, però domenica alle 7 sbrigatevi perché dobbiamo chiudere. Chi c'è, c'è. L'aeroporto è nostro, diventa nostro. Sono bravi dal punto di vista della comunicazione, hanno imparato la lezione, impostagli con la forza in termini di propaganda e in termini di accreditamento verso il mondo del terrorismo da parte di ISIS e del califfo al-Baghdadi, e bisognerà mantenere la guardia sempre molto molto alta. Spero di non avervi annoiato, sono stato un po' caotico e passo la parola a chi viene dopo di me, a meno che non ci siano domande. Grazie. Ringraziamo il dottor Biffani per questa splendida analisi sull'Afghanistan, sullo sviluppo appunto di chi sono i talebani, chi erano e come saranno in futuro. E a questo punto passo la parola all'avvocato Sara Bregante, che ci parlerà proprio della presa del potere dei talebani e in particolare di loro provvedimenti e azioni in violazione dei diritti umani sulla popolazione civile e in particolare sulla popolazione femminile. Buongiorno a tutti. Intanto mi accodo ai ringraziamenti di Carlo, che non sto qui a rifare. E Carlo li annoierò io con qualche pezzo di video sicuramente. Grazie anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, il titolo del mio intervento è Gli aquiloni rocchetto spezzato. È un titolo un po' particolare, ma si capirà alla fine quella che, secondo me, o almeno per me, ne è la reale portata emotiva. Partirei subito facendovi vedere 2 minuti di video di propaganda talebana. Adesso portate pazienza che condivido lo schermo. No, questo. Ecco qua. È all'inizio, vero? Sì. اسونه د دښمنانو د مقابلې لپاره تیار کړی تر څو پرې د الله تعالی دښمنان او خپل دښمنان وډاروي.
Scusate che vi rimetto così non ho l'impressione di parlare da sola. Perfetto. Allora, già da queste poche immagini di un video di propaganda talebana, vediamo qual è l'estremo rigore che caratterizza il governo talebano. Rigore che si trasforma in estremismo nelle azioni e nei fatti che loro compiono. Fatti che spesso, se non sempre, vanno in violazione dei diritti umani. Perché ho fatto vedere questo video? Perché questo video ci mostra chi perpetra queste azioni in violazione dei diritti umani. Permettetemi ora di leggere due parole invece di chi ha subito la violazione dei diritti umani, seppur in un'altra epoca e da un altro persecutore. Leggo. Se qualcuno potesse descrivere la tragedia dell'anima di coloro che erano caduti, non pronuncerebbe alcuna parola di condanna, ma verserebbe un mare di lacrime. Niente è più tragico di un'anima che sta per cadere e le membra non la sostengono né la salvano. Queste sono le parole del vescovo romeno Ion Ploscarum, di fede greco-cattolica, vittima della feroce persecuzione comunista. Ecco che adesso abbiamo i due elementi: chi perpetra le violazioni e le parole di chi le ha subite. Questo può aprire in noi uno spiraglio intellettuale emotivo, permettetemi, di infinitamente lontana comprensione da parte nostra di cosa può significare vivere, e badate bene, vivere quotidianamente, non subire anche per un periodo di tempo lungo, vivere la tortura e la persecuzione. Sono due delle svariate forme di violazione dei diritti umani che oggi affliggono l'Afghanistan e non solo. Così, pur nell'odierna consapevolezza degli esiti di definizioni, degli studi dell'antropogenesi e dell'antropodinamica della violenza, violenza che è forma paradigmatica della violazione dei diritti umani, scusate che avvicino perché si sente poco, ditemi se si sente meglio, stavo parlando della violenza che è la forma paradigmatica della violazione dei diritti umani, sia della complessità degli studi, come ha detto prima il collega Biffani, geopolitici, economico e religiosi, nonché storici della nazione afghana, che pensata è chiamata la tomba o il cimitero degli imperi, per la stoica capacità del popolo afghano di resistere e respingere le dominazioni straniere. L'assistere oggi a una continua rottura di un sistema di pensiero consolidato. Non si sente? Si sente? Non si sente? Si sente, si sente. Ah, ok. Si sente. Quindi l'assistere oggi da parte nostra alla rottura continua di un sistema di pensiero consolidato e di diritto volto alla più completa tutela dei diritti umani ci lascia forse per lo più attoniti. Scusate che provo con gli auricolari. È meglio? Qualcuno sì. Mi scrive in chat se è meglio, se si sente meglio così. Ma si sentiva bene anche un attimo fa. Sì. Ok, allora io vado avanti. Si sente bene. Perfetto, allora. Ok, grazie Fabio. Allora, stavo dicendo che questa rottura... di questo Sara, perdonami se posso, Sara, se posso. Ruota un po' lo schermo perché ti vediamo... Io almeno vedo soltanto un pezzettino piccolo di faccia. Scusa. Ce la possiamo fare, eh? Così? Ok, ci lascia impotenti. Parliamo di un'impotenza di pensiero, un'impotenza di comprensione, che lascia spazio all'attonimento se andiamo a ripercorrere alcuni dei fatti che hanno caratterizzato la nazione afghana. Io mi concentrerò, come ha detto prima il collega, sui talebani. Non più tardi del 2015 sembra essere stata reintrodotta, ora ammesso e non concesso che fosse mai stata eliminata, la pena della lapidazione per le donne in caso di adulterio.
pena della lapidazione che viene fatta con pietre, dicono i media, non troppo grandi, non troppo pesanti, ma comunque per un tempo non inferiore a 20 minuti. Non sembra ancora dismessa, anzi è ulteriormente aggravata con l'avvento del governo talebano, la prassi della sposa e bambine. Parliamo di ragazze giovanissime, letteralmente bimbe, cioè quelle che per noi vanno all'asilo, ultimo asilo elementari, che vengono date in cambio di somme di denaro in sposa in matrimoni che spesso iniziano con stupri pedofili e altrettanto spesso finiscono con la morte per gravidanza della ragazza o con il suicidio. La recente crisi finanziaria dell'Afghanistan ha ulteriormente aggravato questa prassi che è già odiosa e atroce di per sé stessa. La CNN ha diffuso un video, che adesso vedremo, della piccola Parvana Malik di 9 anni, che viene data in sposa dal padre a un uomo di 55 anni. Ora si vedrà nel video che la piccola Parvana ha il vestito quello bello, quello che diremo della festa, no? Che si trucca, e viene data in sposa al padre. Lei tenta di resistere, ma ovviamente un uomo di 55 anni alla meglio, senza contare che è stata pagata la dote corrispondente a $2,000 americani, oltre a dei terreni e a delle pecore. Il padre, consegnando la bimba, piangendo, dice a questo signore: ti prego non picchiarla, perché sarà tua moglie. E il padre spiega che, non trovando lavoro, ha dovuto vendere la bimba per sfamare la sua numerosa famiglia. E per sfamare intendiamo letteralmente sfamare, con beni alimentari di prima necessità, che oltretutto sono rincarati, e anche per affrontare il freddo. E anche in questo caso mi riferisco a maglioni, maglioncini, scarpe, stiamo parlando di beni di primissima necessità. Allora, adesso vi faccio vedere il video. Condividi schermo. Scusate, portate pazienza. Eccola qua. Ecco, questa è la storia della piccola Parvana. Ether Barr, direttrice associata della Divisione per i diritti delle donne di Human Rights Watch, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, parliamo del 2 novembre di quest'anno ovviamente, afferma: è assolutamente catastrofico. Non abbiamo mesi o settimane per arginare questa emergenza. Siamo già nell'emergenza. Perché? Perché le bambine, le ragazze, non potendo più frequentare la scuola, stanno a casa. E stando a casa possono essere più facilmente vendute. Ugualmente UNICEF lancia l'allarme il 24 novembre su questo tema, sul tema del reclutamento di ragazzini e sul tema delle bambine vestite da bambini maschi, perché così possono andare a lavorare. Parliamo quindi di persone che, oltre a quanto già detto,
oltre alla malnutrizione, all'assenza di nutrizione al freddo, vivono un altro grossissimo problema, ovvero quello delle cure sanitarie. Tra l'altro fondamentali, come in tutti i paesi, tenendo presente che la paralisi cerebrale sui minori in Afghanistan ha delle percentuali altissime. A questo si aggiunge il problema della sicurezza negli ospedali, ma parliamo di sicurezza fisica, perché gli ospedali sono o possono diventare obiettivo, come ha detto prima anche il collega Bifani, come dirà dopo il collega Riccardo, obiettivo di ISIS K. Ospedali in cui oltretutto è gravissima l'emergenza sanitaria delle donne. Perché? Perché le donne possono essere curate da sole donne, ma il problema è che le donne non possono esercitare la professione di medico. Ancora andiamo avanti. Il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha ricordato più volte al governo talebano che la tortura è in qualsiasi forma, modo, causa, tempo, qualsiasi cosa vogliamo giustificarla, è assolutamente vietata. In realtà UNAMA, Amnesty, la Federazione Internazionale per i Diritti Umani e l'Organizzazione Mondiale contro la Tortura nei loro report affermano che sta avvenendo l'esatto contrario. E in particolare mi riferisco ai plurimi omicidi di difensori di diritti umani, di giornalisti, di donne che protestano e di tutti coloro che a qualsiasi titolo, noi diremo arbitrariamente, sono considerati nemici del governo talebano. Ora vedremo 10 secondi, perché lo fermo io, non è il video integrale, perché non è il caso adesso di vedere esecuzioni in video, il video del comandante Akakzai, che è inginocchiato con le mani legate e gli occhi bendati prima di essere giustiziato. Questo per darvi sempre una idea. Quindi. Ecco, questo è sempre per darvi un'idea di quello che loro possono fare. Parliamo in questo caso, questo video mi dà lo spunto per ricordare che parliamo di forme di deprivazione sensoriale, cioè il fatto che sia inginocchiato con le mani legate, con gli occhi bendati, sono forme di deprivazione sensoriale usate tra l'altro, ma giusto per citarvi i più famosi, nel carcere di Abu Ghraib o quello famoso Guantanamo Bay, sito nella cosiddetta terra di nessuno. Riprese, non a caso, quasi in una sorta di contrappasso dantesco, non solo dai talebani, ma anche dagli jihadisti nei video in cui giustiziano gli infedeli o gli apostati, spesso video che finiscono con il rogo o con la decapitazione. Per inciso, a Guantanamo, come in altre prigioni, erano utilizzate altre forme di tortura parossistica, quale la nudità forzata, l'esposizione prolungata al caldo, al freddo, al buio, alla luce, alla musica altissima, percosse, deprivazione del sonno, waterboarding e wounding, senza contare quelle perpetrate nel famoso carcere di Abu Ghraib, c'è stato anche lo scandalo. E giusto per fare un parallelismo con Johan Ploskaru, che ho citato all'inizio, nel suo libro cita delle torture, passatemi il termine, tra virgolette, degne di nota per il tempo. Parliamo di violenza. Violenza esercitata con il precipuo scopo di imprimere una repressione tale da soggiogare e sottomettere completamente l'antagonista. L'antagonista diventa così stigmatizzato dal terrore. Parliamo nel nostro caso di violenza non solo fisica, ma psicologica, sociale e religiosa, che il governo talebano fa discendere dalla rigida e rigorosa interpretazione della Sharia. Leggo una riga interessantissima di un articolo uscito su Focus il 23/11, dice: nessuno ci dirà quali dovrebbero essere le nostre leggi. Seguiremo l'Islam e faremo le nostre leggi sul Corano. Poco dopo averlo dichiarato alla Associated Press, Turabi, ex ministro della giustizia e della propagazione della virtù e della prevenzione del vizio,
nel primo governo talebano, parliamo 96-2001, oggi i responsabili delle carceri del nuovo governo provvisorio afghano ha reintrodotto le esecuzioni pubbliche e le amputazioni di mani e piedi per reati di vario genere. Ora tutti, presumo, avremo presente il video di quella persona impiccata, attaccata alla gru. Questa applicazione rigida della Sharia viene applicata anche nei confronti delle collaboratrici umanitarie, in pieno paradosso con quelle che sono invece le esigenze della realtà oggi afghana. A fronte infatti degli accordi scritti, siglati solo in alcune province afghane, dove le collaboratrici possono esercitare, noi diremo normalmente, comunque liberamente, la loro professione, in 16 province questo non è possibile, perché come minimo devono essere accompagnate da un uomo, possibilmente un membro maschio della famiglia. Questo, come possiamo capire, rallenta notevolmente la loro attività, che invece al contrario dovrebbe essere quantomeno snellita e agevolata, visto che Amnesty dichiara che sono almeno 18 milioni le persone in stato di grave necessità. Sempre Amnesty dice: da maggio si assiste a un'escalation mortale di combattimenti nelle province afghane, aggravando ulteriormente le sofferenze indicibili di un paese in cui, stando ai dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 5 milioni di persone sono già sfollate all'interno del paese e vivono in condizioni di limite alla sopravvivenza. Questo perché, come ha detto Carlo prima, quali sono i fatti che hanno portato a questo crollo, a questo disastro umanitario, economico e quant'altro? I talebani conquistano Kabul a metà agosto, liberano detenuti della prigione di Bagram e non solo. Sempre un report di Amnesty dice che nell'ultimo mese ne sono stati liberati 3.000 di detenuti. Si dissolve l'esercito afghano. Le persone scappano attaccandosi agli aerei, ai carrelli dell'aereo, abbiamo visto tutte quelle immagini. Le mamme lanciano i figli sul filo spinato, cioè sperando che riescano a oltrepassare il filo spinato e che al di là qualcuno li prenda, accettando anche l'ipotesi che rimangano incastrati nel filo spinato, con le relative conseguenze. Riprendono massicciamente reclutamenti di ragazzini / bambini per ingrossare le fila dell'esercito e per ingrossare i sostenitori del governo talebano. Governo talebano il cui ministro degli interni è Haqqani. Haqqani compare nella blacklist dei ricercati dell'FBI. Ed è lo stesso Haqqani che a ottobre ha incontrato le famiglie degli attentatori suicidi, qualificandoli come eroi dell'Islam e del paese ed eroi della nazione credente, donando, pensate, a ciascuna famiglia il corrispondente a $110. 14 ministri compaiono nella lista del terrore del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Memory, che è una rivista americana sul terrorismo, ricorda come nella prima lista di candidati, su 33 nomi, 4 facevano parte dei cosiddetti 5 talebani liberati da Guantanamo nel 2014. Come ha ricordato Carlo prima, c'è stato l'attentato all'aeroporto di Kabul, ma sulla strada dell'aeroporto i talebani hanno creato dei checkpoint in modo che le persone non possano accedere all'aeroporto, salvo comunque sparare sulla folla. Inizia anche il fenomeno della scomparsa delle persone non gradite al governo talebano, le irruzioni nelle case, e c'è questa applicazione integralista della Sharia che purtroppo va a eliminare i diritti delle donne, quelli che si erano conquistati fino adesso. Ma per diritti delle donne, anche in questo caso, parlo di diritti di base, di diritti che magari per noi potrebbero sembrare ovvi, tipo quello di come acconciarsi i capelli. Questo non è possibile, non c'è libertà sull'acconciatura dei capelli. Allora adesso vi farò vedere un pezzo di un video, c'è un pezzo di video, scusate, di un sermone del venerdì di un imam di Miami. Ora, perché l'imam di Miami? Per darvi l'idea della trasversalità del pensiero. Perché quello che noi diciamo oggi, sì, vale per l'Afghanistan, ma va anche al di là
dei confini dell'Afghanistan, quindi non è un pensiero che lì vive e lì muore. Ecco, allora, condividi schermo. Condividi. Rieccomi, ecco, voi vedete che in circa 2 minuti, adesso apro e chiudo una parentesi, che messaggio è riuscito a trasmettere questo imam? Parliamo di 2 minuti erotti. Se parlassimo di propaganda o di quant'altro, credo che ci sarebbe, non so se i colleghi mi correggeranno, ma credo che ci sarebbe da parlare delle ore. Un messaggio fortissimo. Sempre sullo stesso punto delle donne, il 16 settembre 2021, the Islamic Emirates Commission for Recruitment and Invitation in Iraq District emana un articolo dove dice che non solo sono vietate le acconciature XY, ma anche non esiste la possibilità di farsi selfie. Non esiste la possibilità per le donne di viaggiare. E badiamo bene che non sono cose sciocche, perché da qui in su e in giù è tutto vietato. La stessa cosa la rivista talebana Al-Sumud, laddove incolpa l'Occidente di sostenere la tutela dei diritti delle donne, come ha detto questa imam, per renderle più facile la corruzione. Il giornalista Abu Falah ha scritto: vogliono davvero che le donne siano libere? No, vogliono la libertà di avere accesso alle donne. E la libertà di usare le donne per piacere senza il loro permesso. Questo è quello che vogliono che le nostre donne siano. No, per il nome di Allah. Questo non accadrà mai. Non abbiamo combattuto per 20 anni solo per accettare la vostra cultura oscura che è estranea a noi, contraddice la nostra religione e non è compatibile con la nostra natura e le esigenze. Sono parole pesantissime, pesanti come dei macigni. Senza contare che le donne hanno un altro problema oggi. Le sopravvissute alla violenza di genere sono abbandonate a se stesse. Ovvero, Amnesty, un ulteriore report, dice:
molti condannati per reati sessuali sono stati scarcerati e non sono solo a pericolo le donne che li hanno denunciati, ma anche tutti coloro che gravitano attorno a queste denunce. Quindi parliamo di tutti coloro che legalmente le hanno supportate o psicologicamente, tutto ciò che ruota attorno alla violenza delle donne. 9 donne su 10 hanno subito violenza da un loro partner, ma per violenza intendiamo pestaggi, stupri, matrimoni forzati e altre forme di violenza fisica e sessuale. Ricordo ancora una volta che il mese scorso hanno liberato 3.000 detenuti. Possiamo solo immaginare che il sistema è più che al collasso. Tra l'altro problemi che pare, e sottolineo pare, il governo talebano, oltre a non riuscire ad arginare, oltre a essersi ulteriormente aggravati, sia anche in difficoltà ad arginare qualora volesse arginarlo. Perché? Perché è impegnato su tanti fronti, tra cui la difesa del proprio territorio dagli attacchi di ISIS-K e dalle altre fazioni. Quindi, tra l'altro, c'è questo ulteriore problema. Il problema qual è ancora? Quello delle persone che scappano dall'Afghanistan. Le persone che scappano dall'Afghanistan passano oggi attraverso anche la rotta balcanica, che è un territorio già storicamente instabile a causa del narcotraffico. Nella migliore delle ipotesi si scontrano con i muri antimigranti. Qualora non ci siano i muri antimigranti, abbiamo visto cosa è successo in Polonia, che, passatemi il termine, vengono come minimo allontanati con idranti e via dicendo. Quindi c'è anche questo problema di gente che muore nel tragitto. Ci sono anche le migrazioni di ritorno, attenzione, ci sono anche persone che ritornano in Afghanistan perché invece sono d'accordo con quello che sta succedendo. Quindi c'è anche questo fenomeno. C'è tutto il problema legato alla droga, perché sappiamo che l'Afghanistan è un produttore e un commerciante, tra virgolette, di eroina, e pare che adesso si aggiunga il problema della produzione e commercio di metanfetamina, perché pare che possano produrre letteralmente tonnellate di metanfetamina prendendola direttamente da una pianta. Stiamo parlando quindi di un popolo martoriato, in cui i diritti sono stati distrutti, di donne, parliamo donne, uomini, bambini, tutti. Parliamo di devastazione che riguarda anche quello che è chiamato il patrimonio artistico e culturale dell'umanità. Ci ricordiamo tutti che nel 2001 sono stati distrutti i Buddha di Bamiyan. Ora, anche questo è un aspetto importante. Il G20 del 31 ottobre 2021, basandosi sulla risoluzione 2347 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2017, ha affermato che per garantire la pace, la sicurezza internazionale e un futuro più luminoso è assolutamente necessario preservare anche il passato, il presente culturale e storico, non solo di un paese, ma ovviamente di tutte le nazioni. Parliamo quindi veramente di una devastazione su tutta la linea. Devastazione che, e qui mi ricollego al titolo iniziale, è chiarissima nelle parole del piccolo Farhad Bitani che interverrà dopo, e delle piccole Soraya Malalai, che scrivono pagine in cui ritorno all'epoca dei talebani, parliamo del primo passato, permettetemi la parola passaggio, ma giusto per capirci, era già portatore di insonni e di incubi, di distruzione di scuole, di sentenze di condanna, di esecuzioni pubbliche e di indottrinamento, e di esibizioni di mani mozzate a scopo educativo intimidatorio. Il piccolo Farhad con la sua famiglia fu costretto a scappare in fretta e furia. Quando la mamma gli dice prendi quello che ti è più caro, lui prende il rocchetto del filo dell'aquilone, quindi neanche tutto l'aquilone intero, il rocchetto del filo. Lo stesso aquilone che Soraya e Malalai, con il ritorno dei talebani, non possono far volare, perché nella logica talebana ciò è proibito. Leggo letteralmente, perché non c'è dubbio, si avvicinano troppo a Dio. Ora, forse il protocollo d'intesa firmato al Viminale il 5 novembre scorso, passato,
può allungare un po' il filo di questo rocchetto. Rocchetto che rischia di essere spezzato dagli attacchi di Isis Khorasan e non solo. Teniamo presente che Isis Khorasan è una delle fazioni jihadiste tra le più violente ed estremiste, che come abbiamo già detto ha tra gli altri obiettivi jihad contro i talebani. Perché? Perché sono infedeli apostati in quanto alleati del nemico miscredente americano ed occidentale. Al-Falah, un gruppo mediatico pro-ISIS, perché ogni fazione ha i suoi gruppi mediatici, ha la sua propaganda, che guardate che è capillare, parliamo di una propaganda, passatemi il termine, mastodontica, ha recentemente pubblicato questo post. I talebani di oggi non sono come i talebani di ieri, che nascondevano il loro vero volto. Ora si vantano della loro apostasia e del loro tradimento e si uniscono ai non credenti e ipocriti e combattono contro ogni musulmano monoteista e contro il monoteismo e i suoi seguaci per compiacere i crociati miscredenti e politeisti. Tutto questo per essere riconosciuto come un governo e per assicurarsi un pezzo di terra su cui potrebbe imporre la sua influenza e controllare i destini dei musulmani. Attenzione. Tuttavia Allah sventerà i loro piani e non estenderà loro il suo sostegno mentre percorrono questo sentiero. E i soldati del califfato sono allerta per loro, vale a dire i talebani, li perseguiteranno e li monitoreranno. Ora, io spero di aver reso con i video e sottolineando, scusatemi se sono stata ripetitiva mille volte le parole, perché è una situazione veramente gravissima e pesantissima. Con questo io vi ringrazio, io ho finito e lascio la parola a Riccardo Valle e a chi lo introduce. Grazie mille. Ringrazio l'avvocato Bregante per la sua relazione e mi permetto, Sara, magari per chi non è molto pratico dell'inglese, mi sono segnato alcuni passaggi che veramente sono terribili dell'imam di Miami, nel quale dice che la salvezza dell'uomo è solo nella legge divina, che non può essere cambiata da parlamenti e altre follie di questo tipo, sostanzialmente ha detto. Quindi capiamo veramente di cosa abbiamo di fronte e di che tipo di ragionamento possono fare questi talebani che si stanno comunque mostrando moderati, appunto come aveva detto il dottor Biffani, per accreditarsi presso le cancellerie occidentali. Qui adesso passo la parola al dottor Riccardo Valle, che appunto analizzerà l'altro lato del problema, cioè la presenza di questo, non saprei come, questa costola, questo braccio secondario dell'ISIS, appunto denominato ISIS-K, che fa riferimento alla provincia del Khorasan che avete già evocato, sia tu Sara che dottor Biffani, e che quindi ci spiegherà l'altro lato del problema, in quanto anche questo gruppo, in antitesi ai talebani, vessa e continua a perpetrare violazioni dei diritti umani alla popolazione civile afghana. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie mille per l'introduzione, mi accodo anch'io ai saluti iniziali e ringrazio in particolar modo anche l'avvocato Bregante e il dottor Biffani, perché entrambi hanno in qualche maniera già, sia parlando dei talebani che anche già introducendo appunto lo Stato Islamico, la branca locale dello Stato Islamico, hanno in qualche maniera già avanzato un po' quello che sarà il mio intervento di oggi. Mi permetto velocemente di mettere in condivisione lo schermo per proiettare delle slide che ci aiuteranno. Si vedono? Si vedono, sì. Perfetto, sì, d'accordo, perfetto, ottimo. Dunque, sì, come dicevo, il mio argomento di oggi si focalizzerà su appunto la minaccia che la branca locale dello Stato Islamico pone nei confronti della società civile afghana. Società civile afghana che dallo Stato Islamico stesso viene definito in realtà con un termine molto ampio, quindi che non abbraccia solamente quelli che potremmo aspettarci essere i dipendenti
dello Stato afghano, che fosse quello di repubblicano di Ghani o che sia oggi quello dei talebani, ma che in realtà abbraccia tutte le persone, tutti i civili afghani che non si riconoscono, comunque non fanno parte della, non si riconoscono nell'Islam propagato dallo Stato Islamico. Il mio sarà un intervento piuttosto ideologico, nel senso che cercherà di far riferimento all'ideologia che lo Stato Islamico ha maturato nel corso degli anni per non solamente giustificare e legittimare, ma anche per incentivare gli attacchi proprio contro la popolazione civile, arrivando a formulare anche degli elementi di novità che in realtà noi troviamo esclusivamente, o meglio quasi esclusivamente, all'interno della branca afghana dello Stato Islamico. E vedremo anche perché proprio in questa, proprio in Afghanistan, si è sviluppata un'ideologia virulentemente nociva nei confronti, ostile nei confronti della popolazione civile. Io in realtà avevo preparato anche delle... non so se si vedano le slide, ok... delle slide di introduzione per quanto riguarda un po' per dare quantomeno un'idea dello sviluppo dello Stato Islamico, però siccome penso che il tempo sia molto limitato in realtà, io comincerei subito invece parlando dell'argomento principale, e nel caso ci fossero domande sulla genesi dello Stato Islamico o qualche domanda in particolare poi sull'intervento, possiamo appunto vederla alla fine della conferenza, o eventualmente potete scrivermi per mail all'indirizzo mail che lascerò alla fine della presentazione. Dunque, io partirei da questo, comincerei parlando di questo comunicato rilasciato dai canali ufficiali dello Stato Islamico in Afghanistan, un documento rilasciato a dicembre 2020, poco dopo un attacco rivendicato dallo Stato Islamico a Kabul, che aveva colpito un veicolo che trasportava dei dipendenti del Ministero della Giustizia dell'allora Repubblica dell'Afghanistan. Diciamo che questo primo comunicato rilasciato a dicembre 2020 dallo Stato Islamico si pone in qualche maniera come l'inizio di una serie di temi di propaganda precisi che vanno a colpire precisamente la popolazione civile dell'Afghanistan, non solamente appunto i dipendenti pubblici, ma in realtà tutti una serie di altre categorie di persone, di segmenti della società particolarmente deboli, che verranno appunto colpiti, cioè in passato erano stati colpiti, ma che evidentemente poi verranno colpiti per tutto il 2021 maggiormente, e dallo Stato Islamico. E in realtà in questo primo documento, in questo primo comunicato dello Stato Islamico, si tende un po' a ripetere quella che è la propaganda generale dello Stato Islamico, in appunto generale, che può essere riassunta con le parole del defunto portavoce dello Stato Islamico, Abu Muhammad al-Adnani, ovvero sia che il sangue dei non musulmani, quindi degli infedeli, è halal, cioè può essere versato, sia che questi non musulmani vestano abiti militari, sia che si vestano abiti civili, mentre esclusivamente haram, cioè proibito versare, unicamente il sangue dei musulmani, dove per musulmani ovviamente Adnani faceva riferimento ovviamente alla definizione molto circoscritta e molto limitata di musulmano che dà lo Stato Islamico. In realtà questo documento appunto riprende grosso modo quello che già lo Stato Islamico aveva formulato nel corso degli anni, dal 2014-2015 in poi, e in realtà poi presenta comunque dei nuovi elementi di novità che adesso andremo a vedere. Ma innanzitutto questo documento afferma che la democrazia è apostasia, nel senso che il mondo si divide in democrazia e non democrazia, tra secolarismo e non secolarismo, e in generale tra kufr, quindi essere infedeli, e l'Islam. Per cui va da sé che un individuo non può essere allo stesso tempo sia democratico sia musulmano, perché la democrazia è visto come una religione indipendente a sé stante, al pari del giudaismo, al pari del cristianesimo, al pari dell'induismo, e via discorrendo. Quindi oltre a questa prima tematica, che quindi ripercorre in generale appunto l'incompatibilità tra Islam e democrazia, per lo Stato Islamico si aggiunge anche il tema per cui
non sussiste nell'Islam alcuna distinzione tra coloro che imbracciano un fucile e coloro che impugnano una penna all'interno di un sistema apostata, come ad esempio è la democrazia. E questo è sostanzialmente il messaggio di Adnani che prima citavamo. Si aggiunge però un tassello ulteriore, ed è qui il primo elemento di novità che introduce lo Stato islamico in Afghanistan, ovvero sia, in questo documento per la prima volta si dice che i civili non solo sono infedeli al pari dei militari, ma sono anche più pericolosi. Sono anche più pericolosi perché sono coloro che gestiscono tutto l'apparato militare e in generale tutto l'apparato statale, e che quindi è consigliabile tra civili e militari scegliere di colpire i civili piuttosto che i militari. E questa è una tematica che verrà ripresa dallo Stato islamico per tutto il 2021, come adesso vedremo. Io adesso parlerei di un secondo comunicato pubblicato dallo Stato islamico a metà giugno del 2021, scritto da Sultan Aziz Azam, l'attuale portavoce dello Stato islamico in Afghanistan, dal titolo "Uccidete i figli della democrazia". Questo comunicato è stato pubblicato in occasione di un attacco rivendicato dallo Stato islamico contro dei dipendenti dell'organizzazione internazionale Halo Trust, un'organizzazione che si occupa di sminamento di ordigni esplosivi nei teatri di guerra in Iraq, in Siria e ovviamente anche in Afghanistan. Diciamo che questo comunicato essenzialmente riprende il comunicato di dicembre 2020, dicendo che appunto all'interno dell'apostasia non esiste alcuna distinzione tra civili e militari, ma introduce un secondo elemento di novità, un ulteriore elemento di novità che lo Stato islamico anche da questo punto di vista riprenderà per tutto il 2020, ovvero sia che essere un civile dello Stato islamico, quindi un non combattente dello Stato islamico, non salva dall'accusa di terrorismo. E questo è un secondo elemento molto importante per capire le ideologie dello Stato islamico in Afghanistan e i rischi collegati alle sue attività nella regione. Nel senso che da qui in poi si formerà una nuova tematica, appunto, propagata dallo Stato islamico, per cui si critica il governo afghano, l'allora governo afghano, la coalizione e oggi i talebani, di non applicare le stesse regole che vengono applicate allo Stato islamico, ovvero sia quella di dover distinguere tra civili e militari. Queste regole non vengono applicate ai civili stessi dello Stato islamico, per cui vedremo come lo Stato islamico in realtà ripetutamente accuserà di ipocrisia Kabul, la coalizione internazionale e i talebani. Prima di passare al prossimo comunicato che volevo mostrarvi, volevo un attimo soffermarmi su questo "figli della democrazia", perché in questo primo documento si cerca di dare una prima definizione di quali siano i figli della democrazia, e questa prima definizione è piuttosto ampia. Si identificano i cosiddetti mullah di corte, ovvero sia quelle autorità religiose che sostengono la democrazia o comunque sostengono il governo in carica, come oggi può essere quello dei talebani. Vengono inclusi anche gli operatori umanitari, come appunto l'Halo Trust, come vedremo a breve nel prossimo documento. Vengono inclusi anche gli sciiti, e questo ce lo potremmo aspettare, data la storica appunto guerra settaria che lo Stato islamico porta avanti nei confronti delle minoranze religiose. E vengono anche inclusi i giornalisti. Questo è un altro tema particolarmente importante, quello dei giornalisti, che vedremo però alla fine dell'intervento, perché è un tema che lo Stato islamico sviluppa, appunto quello del giornalismo e del giornalista, viene sviluppato parallelamente a quello della donna. La donna vista come obiettivo legittimo da colpire in certe determinate occasioni. Ma lo vedremo appunto alla fine dell'intervento. Questa è un'intervista pubblicata dallo Stato islamico in Afghanistan a metà giugno 2021, sempre poco dopo l'attacco agli sminatori dell'Halo Trust, di cui vedete la rivendicazione riportata ufficiale dello Stato islamico riportata a destra. E essenzialmente questa intervista è importante perché si ribadisce il fatto che non esistono sfumature tra civili e militari quando questi operano all'interno di un sistema apostata, ma non solo non esistono sfumature tra questi due, ma non esistono nemmeno sfumature all'interno degli stessi civili, nel senso che
all'interno dei civili, vi sono dei cosiddetti civili, come li chiama lo Stato Islamico, vi sono diverse categorie di persone, diversi segmenti della società afghana che ricadono all'interno di questa definizione di civile e che quindi possono essere legittimamente colpiti dallo Stato Islamico. Quali sono queste categorie? In questa intervista, bisogna indicato di puntualizzare, l'intervista è condotta dallo Stato Islamico con un membro del Consiglio della Sharia dello Stato Islamico in Afghanistan stesso. Quindi questo documento assume valore di fatwa, assume valore vincolante per i militanti dello Stato Islamico. Quindi non sono dei suggerimenti, ma hanno un valore vincolante per il gruppo. E dicevamo, queste categorie di persone che vengono individuate all'interno di questo documento sono tutte quelle categorie di persone che lo Stato Islamico definisce come fautori di una guerra ideologica, il cui obiettivo è quello di sradicare di fatto l'Islam dall'Afghanistan. Questa lunga lista di categorie di persone includono, scendendo nel dettaglio, giornalisti, come dicevamo prima, ma includono anche insegnanti, includono autorità religiose, appunto questi mullah di corte, ma includono anche dottori, includono giudici, includono studenti universitari e tutte quelle figure appunto della società afghana che lo Stato Islamico nel 2021 e precedentemente ha continuato a colpire nel tempo. Ovviamente all'interno di questo documento sono inclusi anche gli operatori umanitari, quindi tutti i dipendenti che fanno parte di ONG oppure organizzazioni internazionali, che vengono viste come una sorta di cavallo di Troia per distruggere appunto l'Islam, sradicare l'Islam dall'Afghanistan. Ulteriormente in questo stesso documento si approfondisce il tema della divisione tra civili e militari, che viene definita in realtà come una strategia dell'Occidente per portare avanti questa guerra ideologica, una strategia militare dell'Occidente che sostanzialmente ha quattro scopi principali. Il primo scopo è quello di tutelare l'incolumità dell'amministrazione civile dello Stato e quindi di mantenere in piedi questo sistema di kufr, questo sistema di infedeltà e di apostasia. Il secondo scopo è quello di portare avanti questa guerra ideologica e non solamente per sradicare l'Islam, ma per soppiantare l'Islam e legittimare la democrazia e quindi successivamente far accettare la democrazia ai musulmani in Afghanistan. E qui si fa riferimento specifico ai talebani, perché come vedremo e come diceva precedentemente l'avvocato Bregante, per lo Stato Islamico i talebani hanno abbracciato la democrazia, hanno abbandonato il jihad e hanno definitivamente abbracciato la democrazia instaurando un modello democratico. Ma su questo torneremo verso la fine dell'intervento. E il quarto scopo della divisione, di questa strategia militare dell'Occidente, di dividere i civili dai militari e permettere quindi e di vedere come legittimo l'attacco dello Stato Islamico contro i militari, ma vedere come illegittimo l'attacco dello Stato Islamico contro i civili, ha come ulteriore scopo, secondo lo Stato Islamico, quello di far passare l'idea, in qualche maniera, che se esiste questa divisione nel governo afghano, questa divisione non esiste all'interno invece dello Stato Islamico. E qui ritorna la critica che lo Stato Islamico stesso fa nei confronti del governo di Kabul, della coalizione dei talebani, accusandoli di non applicare le stesse regole verso il proprio gruppo. E questa è una cosa, questo è un punto che lo Stato Islamico ha particolarmente sviluppato in due comunicati successivi. Uno, o meglio, uno precedente a inizio giugno, in cui già si intravedeva, per così dire, la rinnovata attenzione che lo Stato Islamico poneva nei confronti dei propri civili, specialmente dei prigionieri. E in un successivo comunicato, invece, che in realtà si focalizza molto sulla guerra economica, ma che tratta anche la figura dei civili dello Stato Islamico. Dove per civili, per lo Stato Islamico, ovviamente, ripeto, si fa riferimento a una serie di persone non combattenti che sono le famiglie dei mujahideen, sono le famiglie dei militanti e sono tutte quelle persone che si sono ritrovate nel momento in cui lo Stato Islamico in Afghanistan conquistava porzioni di territorio, perché lo Stato Islamico in Afghanistan è stata una delle poche province dello Stato Islamico che è riuscita a ritagliarsi delle fette di territorio fisico, a controllare territorio, il cosiddetto tamkin nel linguaggio dello Stato Islamico, insieme all'Iraq, alla Siria e per certi versi anche in Nigeria. Ebbene,
proprio per il fatto che molte persone tra il 2015 e il 2016 si sono ritrovate all'interno dell'amministrazione dello Stato Islamico e si sono trovate purtroppo prese fra due fuochi, fra il conflitto tra Stato Islamico e coalizione internazionale e Stato Islamico e talebani. Ebbene, proprio riguardo a queste persone, lo Stato Islamico ha cercato di, in qualche maniera, adottare una retorica che in qualche maniera cerca un po' di imitare quella del governo di Kabul a difesa della propria popolazione civile. Quindi dicevamo, nel primo comunicato di inizio giugno del 2021 si intravede un po' questa prima idea di cercare di difendere i propri i civili dello Stato Islamico, e si minaccia l'amministrazione di Kabul di ritorsione contro la popolazione civile afghana, in particolare, specificatamente, nel caso in cui l'amministrazione di Kabul avesse consegnato, estradato i civili dello Stato Islamico appartenenti ad altre nazionalità, in particolar modo quella pakistana, alle proprie nazioni di origine. Il secondo comunicato, invece, quello di giugno 2021, è una vera e propria accusa di ipocrisia, appunto, verso il governo di Kabul. Si afferma che retoricamente Sultan Aziz Azam, ovvero il portavoce dello Stato Islamico che scrisse anche questo comunicato, si chiede retoricamente come sia possibile che lo Stato Islamico venga accusato di violazione dei diritti umani quando attacca i civili afghani, quando nello stesso momento si assistono a bombardamenti indiscriminati o a rappresaglie talebane contro la popolazione civile dello Stato Islamico, in particolare uomini, donne, bambini, vecchi, lavoratori, dottori, giudici, autorità religiose, tutte persone che non imbracciano il fucile ma impugnano la penna. Un discorso analogo viene fatto per le città. Lo Stato Islamico si chiede come sia possibile che esso venga criticato quando compie attacchi dinamitardi all'interno delle città afghane, quando nello stesso tempo i bombardamenti della coalizione e i talebani attaccano indiscriminatamente le città, hanno attaccato in passato le città dello Stato Islamico, distruggendo scuole, abitazioni, ospedali e moschee. Tutto questo discorso che abbiamo fatto fino ad ora, tutti questi comunicati, vengono riassunti all'interno di questo libro scritto da Abdullah Rahman Mohid nel luglio del 2021, dal titolo Perché uccidere i civili. Questo libro sostanzialmente ripercorre un po' tutta l'ideologia che lo Stato Islamico ha sviluppato tra il dicembre del 2020 e il luglio del 2021, atto a giustificare e legittimare l'attacco contro i civili. Ma Mohid, in questo libro, diciamo che compie un passo ulteriore e riprende quell'enunciato che era stato fatto nel dicembre del 2021 dal primo comunicato che abbiamo visto, ovvero sia quello per cui uccidere i civili è addirittura preferibile all'uccidere i militari, elaborando questo concetto. Sostanzialmente Mohid all'interno di questo libro afferma, si chiede retoricamente come sia possibile che sia legittimo uccidere i militari afghani, mentre invece non sia legittimo uccidere, secondo l'interpretazione occidentale del governo di Kabul, non sia possibile uccidere il presidente, non sia possibile uccidere i ministri, non sia possibile uccidere i sindaci, i governatori delle province, quando invece sono quest'ultimi che comandano i militari e sono quest'ultimi a perpetuare il sistema apostata della democrazia. E Mohid afferma che proprio per il fatto che molto spesso che lo Stato Islamico viene specificatamente criticato quando compie attacchi esclusivamente contro la popolazione civile, mentre invece le autorità di Kabul non criticano lo Stato Islamico quando compie attacchi contro i militari, proprio per questo motivo lo Stato Islamico, Mohid afferma che da questo se ne deduce che i civili ricoprono all'interno dell'amministrazione un ruolo ben più importante rispetto a quello dei militari, e proprio per questo motivo, proprio perché sono più importanti, è preferibile attaccare i civili piuttosto che i militari, perché un civile vale 100 militari. Io adesso scenderei con le prossime slide, volevo scendere un pochino più nel dettaglio rispetto a questa figura del civile, perché noi abbiamo parlato appunto di civili, però è una definizione molto ampia. E come ho detto inizialmente, in realtà con civile potremmo essere portati a pensare, dalla retorica della propaganda dello Stato Islamico, che si faccia esclusivamente riferimento a tutto quel personale che fa parte dell'amministrazione dello Stato. In realtà non è così.
In realtà si fa riferimento a segmenti della società afghana molto variegato. In questo libro, pubblicato nel settembre del 2021, scritto da Abdul Kahar, sempre un membro appunto dello Stato Islamico in Afghanistan, in questo libro sostanzialmente lo Stato Islamico afferma la legalità, riprendendo anche i testi pubblicati durante gli attacchi, dopo gli attacchi all'Allo Trust, lo Stato Islamico qui elabora ulteriormente la legalità, l'ammissibilità di attaccare, di uccidere quindi gli operatori umanitari. Questo libro scritto contro che ha come tema l'organizzazione PUGBASH, un'organizzazione internazionale che si occupa ha una funzione conciliativa all'interno della risoluzione dei conflitti tra le parti. Ebbene, in questo libro, che è un'enorme teoria cospirazionista, l'autore afferma che in realtà tutte queste organizzazioni internazionali non hanno come obiettivo quello di rendere migliore la vita della popolazione, in particolare della popolazione afghana, ovviamente, in questo caso, ma anzi hanno l'obiettivo invece quello di portare avanti quella guerra ideologica contro l'Islam, e difatti si accusa l'organizzazione PUGBASH e i dipendenti dell'organizzazione PUGBASH di sostanzialmente disarmare i gruppi jihadisti in Afghanistan, e si fa proprio l'esempio dei talebani, che vengono visto come l'ultimo gruppo di una lunga serie di movimenti jihadisti che hanno abbandonato il jihad per abbracciare la democrazia. Ma non solamente, all'interno di questo libro si gettano anche le basi, o meglio si solidificano le basi legali, per così dire, per colpire anche una serie di autorità religiose. Proprio in questo libro viene rappresentata la figura religiosa salafita di Sheikh Bayanullah Hamid, questo che vedete in foto, rappresentato in queste due foto, un leader religioso salafita che si è sempre dimostrato un sostenitore dell'allora governo di Ghani e della Repubblica Islamica. E lo Stato Islamico sostanzialmente afferma che queste autorità religiose, anche quelle salafite, quindi quelle a cui lo Stato Islamico tendenzialmente guarderebbe dal punto di vista religioso, in realtà queste autorità religiose hanno abbandonato la purezza dell'Islam e hanno commesso il reato di apostasia, reato di apostasia che per lo Stato Islamico e in generale per l'Islam, in interpretazione generale, è sostanzialmente punito con la pena di morte. Sotto vedete anche un'altra foto che rappresenta la copertina di un audio pubblicato recentemente, qualche settimana fa, dallo Stato Islamico, in cui sulla destra vedete una figura religiosa dello Stato Islamico, Sheikh al-Zahriri, che sostanzialmente critica ferocemente la figura che invece vedete rappresentata a sinistra, un ideologo salafita importantissimo per la regione dell'Afghanistan e del Pakistan, di base a Peshawar, Mustafa Mohammed bin Shamsuddin, il quale appunto è accusato di aver tradito i dettami dell'Islam, e che quindi sostanzialmente non solamente la sua figura è passabile di uccisione, può essere legittimamente attaccato e ucciso, ma anche tutti i suoi fedeli, che fanno riferimento appunto a questa teoria religiosa, possono essere legittimi bersagli. E quindi qui entriamo sostanzialmente nell'ammissibilità di colpire luoghi di culto. E se questo discorso vale per il salafismo, quindi appunto l'ideologia che più si avvicina a quello dello Stato Islamico, questo è ancora più vero per quanto riguarda quelle denominazioni dell'Islam che invece si discostano da quella dello Stato Islamico sempre di più. Qui vediamo un altro comunicato rilasciato dallo Stato Islamico nel maggio del 2021, in cui sostanzialmente pubblicato poco dopo un attacco contro una moschea sufi di Kabul, una moschea sufi in cui morirono diversi fedeli e anche l'imam stesso della moschea, Mufti Noman. In questo comunicato dello Stato Islamico sostanzialmente si afferma l'ammissibilità di colpire sia le figure religiose, quindi i cosiddetti mullah di corte di cui si faceva riferimento prima, ma anche i luoghi di culto in cui essi predicano, perché sostanzialmente questi mullah di corte sono accusati di in realtà essere non dei mullah, ma semplicemente degli agenti di quella guerra ideologica che lo Stato Islamico sta cercando di combattere. In questo comunicato, tra l'altro, si ribadisce l'equazione che lo Stato Islamico molto spesso sostiene all'interno dei propri documenti di propaganda, ovvero sia quell'equazione che vede sostanzialmente l'unità tra talebani e sufi, ovvero sia quindi
tra questo movimento, il movimento dei talebani, visto come un movimento apostata, un movimento politeista, democratico, e la figura religiosa la denominazione religiosa dei sufi, che appunto sono sono la maggioranza in Afghanistan. L'Afghanistan è un paese a maggioranza hanafita deobandi, dove vi sono molto spesso diverse congregazioni sufi, in cui diversi musulmani fanno riferimento, e quindi sostanzialmente in questo statement, in questo comunicato, si incoraggia ad attaccare questi luoghi di culto, perché di fatto non sono luoghi di culto, e questo è il messaggio che lo Stato islamico vuole sostenere. Non esiste differenza tra l'attaccare una caserma e attaccare una moschea. Ovviamente questo discorso è ancora più valido per quanto riguarda gli sciiti. Adesso vedo che il tempo sta già scadendo, per cui cerco di essere veramente molto breve, e penso anche che comunque sulla guerra settaria dello Stato islamico contro gli sciiti in realtà se ne parli abbondantemente anche all'interno dei media. Io comunque volevo catturare la vostra attenzione solamente su questo attacco, un attacco avvenuto l'8 maggio a Kabul, che è un attacco dinamitardo che ha visto come bersaglio la scuola Syed al-Shuhada del distretto sciita Dasht-i Barchi, appunto a Kabul, in cui sono morte moltissime persone, la maggior parte studentesse, appunto studentesse. Questo è un attacco che non è mai stato rivendicato da alcun gruppo militante in Afghanistan, anche se in realtà quasi certamente, anzi non del tutto certamente, è stato lo Stato islamico a portarlo avanti, e poi successivamente non l'ha rivendicato per una questione di immagine, ovviamente, ma essenzialmente per due motivi. Lo Stato islamico è presumibilmente dietro a questo attacco. Un primo motivo è appunto quella della guerra settaria. Oggi lo Stato islamico in Afghanistan è l'unico gruppo che porta avanti una guerra settaria contro gli sciiti, e vedremo in seguito invece come i talebani vengono accusati di avere delle relazioni amichevoli nei confronti degli sciiti da parte dello Stato islamico. E la seconda motivazione è il comunicato che vedete rappresentato a sinistra, un comunicato rilasciato ancora una volta da Sultan Aziz Azzam, in cui sostanzialmente si minacciava Kabul, il governo di Kabul, di letteralmente ricoprire di sangue la città di Kabul, di sangue sciita la città di Kabul, nel caso in cui il governo avesse estradato i civili dello Stato islamico verso i paesi di origine. Dicevamo prima che in realtà oggi è lo Stato islamico a compiere gli attacchi, a portare avanti la guerra settaria contro gli sciiti in Afghanistan, e questo l'abbiamo visto non solamente nella propaganda dello Stato islamico, come vedete qui a sinistra, alcune clip di un video di una delle tante, come ricordava Sara Bregante, una delle tante dei canali di propaganda dello Stato islamico, questo è Khalid Media, nel quale appunto i talebani vengono mostrati a fianco degli sciiti come alleati, ma lo vediamo anche proprio dal punto di vista operativo, dagli attacchi che si sono consumati appunto nel mese di Muharram, quindi tra settembre e ottobre del 2021, che hanno colpito diverse moschee sciite in Afghanistan. Io qui ho riportato i due attacchi, quelli che sicuramente abbiamo anche sentito all'interno dei media più comuni, internazionali, ovvero quello dell'8 e del 16 ottobre rispettivamente, della moschea di Kunduz e di Kandahar. Prima di passare alle conclusioni, io volevo tornare un momento, molto brevemente se mi è concesso, sul tema delle donne del giornalismo, perché appunto prima abbiamo accennato che il giornalismo è un tema che viene sviluppato a fianco a quello delle donne, perché il tema della donna per lo Stato islamico in Afghanistan è un tema che tra il 2020 e il 2021 è stato fortemente sfruttato, sia per cercare di legittimare ed incoraggiare attacchi contro le donne afghane, ma anche come strumento propagandistico per invece criticare il governo afghano e il governo talebano per le loro azioni contro invece le donne dello Stato islamico. Qui sulla destra vedete due comunicati pubblicati tra marzo e dicembre del 2020, successivamente all'assassinio mirato di prima tre giornaliste dell'Enikas TV, una stazione TV afghana, e a dicembre, in seguito all'assassinio di un'altra giornalista e attivista per i diritti umani in Afghanistan, Malala Maivan,
sempre ad opera dello Stato Islamico. In questi documenti sostanzialmente cosa si afferma? Si afferma che, sebbene lo Stato Islamico affermi che il gruppo non ammette l'omicidio di donne e bambini, tuttavia quando la donna si spoglia del proprio onore, della propria virtù e dell'Islam, essa diventa sostanzialmente un'apostata, e quindi, come non vi è differenza tra civili e militari all'interno dell'apostasia, non esiste differenza tra uomini e donne all'interno dell'apostasia. E qui viene introdotto il tema del giornalismo, perché il giornalismo viene definito, e con giornalismo lo Stato Islamico non si riferisce solamente all'attività mediatica, ma si riferisce a tutte le attività di produzione culturale, lo dice esso stesso all'interno dei suoi documenti, si riferisce alla poesia, alla scrittura, al canto, alla danza e a temi simili. Si afferma che il giornalismo è apostasia quando esso promuove valori non islamici, dove appunto per islamico si intende l'interpretazione dello Stato Islamico, dell'Islam. E quindi il giornalista diventa parte di quella guerra ideologica che lo Stato Islamico cerca di opporre. Non solamente questo, ma si afferma che il giornalismo di una donna è peggiore del giornalismo di un uomo. Perché? Perché la donna giornalista viene vista dallo Stato Islamico come un pure semplice strumento di guerra tattica portata avanti dall'Occidente, essenzialmente per due ragioni. La prima ragione è perché la donna, secondo lo Stato Islamico, ha il potere di in qualche maniera addolcire le parole del kufre e del murtad, quindi dell'essere infedele e dell'essere apostata, alle orecchie degli uomini. Ha un potere di influenza maggiore rispetto ai giornalisti uomini. E il secondo punto è quello che le donne giornaliste diventano delle vere e proprie corruttrici di altre donne, nel senso che tramite le loro attività, che ripeto possono essere anche di poesia, di musica, di scrittura, esse inducono a pensare altre donne afghane che possono tranquillamente entrare a diventare giornalisti, possono diventare avvocati, possono diventare giudici, possono diventare insegnanti e quindi, quindi intraprendere delle carriere che sono assolutamente contrarie all'ideologia dell'Islam. E infatti alla fine proprio di questo del secondo documento, quello di metà dicembre, si afferma che non solamente l'apostasia di un giornalista è maggiore rispetto all'apostasia di un militare, ma l'apostasia di una donna giornalista è maggiore rispetto all'apostasia di un uomo giornalista. E quindi è consigliabile ed obbligatorio scovare queste donne ed ucciderle. E questo viene messo in contrasto con invece la sorte che è toccata alle vere donne dell'Islam, quelle appunto dello Stato Islamico, ovviamente secondo la propaganda del gruppo, ovvero sia quelle che sono morte, hanno abbracciato il martirio, come viene raccontato ad esempio nel libro che vedete rappresentato a sinistra di agosto 2020, in cui vengono narrate le storie di diverse donne dello Stato Islamico uccise o dai talebani, dalla coalizione, oppure dal governo di Kabul, oppure quelle uccise recentemente nel novembre del 2021 durante dei raid notturni portati avanti dai talebani, e di cui vedete rappresentata una clip al centro della slide, in cui si sentono appunto queste donne dello Stato Islamico piangere e accusare i talebani di ucciderle. Mi avvio veramente alle conclusioni, perché mi rendo conto di essermi dilungato moltissimo, solamente per rispondere a una domanda che giustamente uno potrebbe porsi, ovvero sia tutti questi documenti che abbiamo visto sono stati non solo scritti all'interno, nel momento in cui non vi erano i talebani al governo, ma vi era la Repubblica Islamica che governava, ma sono stati scritti tutti in riferimento alla democrazia, quindi giustamente uno potrebbe essere portato a pensare che tutta questa propaganda in realtà non ha più valore, non è più applicabile a come sono cambiate oggi le cose, quindi con un governo talebano che sicuramente non è democratico. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così perché? Perché lo Stato Islamico frequentemente, in tutte le sue opere di propaganda, io quindi ho rappresentato tre dei maggiori libri dello Stato Islamico contro i talebani, che in realtà ve ne sono diversi altri, in cui sostanzialmente si afferma che non esiste soluzione di continuità tra il governo di Ghani e della Repubblica Islamica e il governo dei talebani e dell'Emirato. Sono esattamente la stessa cosa, hanno cambiato solamente i vertici di comando, perché entrambi sono schiavi degli Stati Uniti e schiavi del Pakistan sostanzialmente. Anzi, molto spesso lo Stato Islamico ha affermato che i talebani non sono più un movimento jihadista, come diceva prima Sara Bregante, hanno rivelato il proprio vero volto.
Essi sono un movimento democratico, un movimento monoetnico, un movimento nazionalista, un movimento laico, e quindi le stesse regole di propaganda che venivano applicate alla Repubblica possono essere tranquillamente applicate all'Emirato. E questo lo vediamo già oggigiorno, lo vediamo già perché la maggior parte degli attacchi che lo Stato islamico rivendica oggi in Afghanistan colpiscono o la minoranza sciita, e questo va da sé, nel senso appunto è sempre nel solco della guerra settaria che lo Stato islamico porta avanti, oppure contro le cosiddette forze di sicurezza talebane. Ma all'interno di quelle forze di sicurezza talebane in realtà sono presenti non militanti dei talebani, ma sono presenti invece persone, staff civile o della precedente amministrazione di Ghani, oggi non più, che oggi non lavora più per lo Stato, oppure fa riferimento, oppure sono staff civile che lavorava nella precedente amministrazione e che oggi lavora per i talebani, semplicemente essendo chiamati vertici. Oppure ancora molti sono attivisti dei diritti umani e quindi vengono uccisi solamente per il fatto di criticare apertamente le attività dello Stato islamico e anche quelle dei talebani, perché lo Stato islamico in effetti poi non può non discrimine in questi termini chiunque sia tacciabile di apostasia e quindi abbia abbandonato l'Islam e che quindi abbracci o lavori o abbia un qualsiasi remoto legame con il governo talebano oggi può essere legittimamente ucciso, e anzi deve essere legittimamente ucciso. Io mi scuso se mi sono dilungato moltissimo, spero di non avervi annoiato, spero di essere stato sufficientemente chiaro, purtroppo sono tematiche molto complesse che sarebbe bene invece parlarne per ore. Se ci fossero domande, appunto, si possono fare alla fine della nostra conferenza, oppure potete scrivere l'indirizzo mail indicato e sarò ben felice di rispondere. Mi taccio e lascio la parola a chi di dovere dopo di me e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio moltissimo il dottor Valle per questo approfondimento sull'ideologia dell'ISIS, che sicuramente non è affrontato in maniera completa e così competente come leggiamo negli articoli di giornale e in altre fonti di informazione. Quindi abbiamo visto un fronte del problema, i talebani, l'altro fronte la presenza dell'ISIS in questa branca secondaria tipicamente dell'Afghanistan, denominato ISCAP. E un terzo lato del problema che ci siamo posti programmando questa conferenza è la questione invece di chi per sua fortuna riesce a fuggire da quest'incubo che è stretto fra due fuochi, come abbiamo appena visto, e riesce ad arrivare in Europa col trauma magari di aver subito le varie violazioni e violenze che abbiamo visto nei video di Sara e che sono proprio invece teorizzate in quello che ha detto il dottor Valle. E quindi cedo la parola all'avvocato Francesca Di Giacomo, che proprio si è occupata del percorso di chi emigra da questi stati, in particolare appunto anche dall'Afghanistan, e viene in Europa che con questo trauma che ha subito e come riesce a relazionarsi e a entrare a far parte della nostra società occidentale. Grazie Leonardo, buonasera a tutti. Allora anche io provo a condividere lo schermo, quindi alcune slide con voi, per seguire un pochino in maniera più sistematica, ecco, il mio intervento, il mio contributo. Come diceva Leonardo e come anche è stato evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, una tematica sottesa alla nostra conferenza odierna è proprio quella della violazione dei diritti umani, la violazione dei diritti umani che subiscono sostanzialmente appunto le persone, no? Che si trovano un po' nel mezzo di queste crisi internazionali e che quindi intraprendono questa diaspora verso paesi lontani proprio per fuggire da queste situazioni di forte crisi e quindi dalla commissione continua e perpetrata di queste violazioni. Il mio intervento di oggi trae appunto spunto da un rapporto dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite che è stato stilato nel 2020 e che è intitolato "In questo viaggio a nessuno importa se vivi o se muori", che racconta sostanzialmente la storia degli abusi e delle violazioni subite dai migranti durante il loro lungo viaggio dall'Africa alle coste del Mediterraneo.
Questo report nasce da un'opera di raccolta di centinaia di interviste che sono state effettuate a rifugiati e migranti sulle cosiddette rotte migratorie dall'Africa orientale a quella occidentale sino al Nord Africa e poi verso il Mediterraneo. Le rotte migratorie le potete vedere con una panoramica indicata appunto qui nella slide numero 4 e nella slide numero 5, dove appunto è una rotta che viene divisa in sezioni, no? Abbiamo la sezione dell'Africa occidentale, quella dell'Africa orientale, del Corno d'Africa, e la sezione del Nord Africa, che è quella poi dove sostanzialmente tutti approdano prima di migrare verso le coste europee. Questo report però non è solo una denuncia di quanto accade su queste rotte, ma si propone altresì di fornire anche delle soluzioni per cercare di ridurre in qualche modo i crimini e le violenze e per assicurare i responsabili alla giustizia. Attraverso che cosa? Attraverso quello che è il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione fra gli stati coinvolti. Tralasciando per mera opportunità espositiva l'analisi di quelle che sono le varie cause che spingono i migranti ad abbandonare i propri paesi, i villaggi, le città, no? Per affrontare questo lungo viaggio attraverso il Sahara, di cui comunque i miei colleghi negli interventi che mi hanno preceduto hanno già dato un'ampia e approfondita panoramica, quindi attraverso il Sahara verso la cosiddetta nuova terra promessa. Io vorrei proprio richiamare la vostra attenzione su ciò che queste persone poi trovano alla fine di questo lungo viaggio in Africa settentrionale, ovvero tortura, estorsione, lavoro forzato, stupro, rapimento e spesso anche la morte. Allora, ad oggi non esiste una modalità precisa per poter determinare il numero dei decessi che si verificano lungo la rotta migratoria ogni anno. Molti continuano a morire nel deserto del Sahara e il loro decesso generalmente non viene neanche registrato ufficialmente. Tanti altri muoiono a causa di malattie, incidenti automobilistici, vittima di violenza lungo il viaggio e anche insomma, attraverso determinate aree dell'Africa occidentale. Questi decessi, come dicevo, vengono raramente registrati, tranne che per alcuni dati, quali appunto quelli che sono stati raccolti dagli osservatori ONU, con un programma che viene con un'iniziativa che viene denominata 4MI. Non vengono registrati con questo programma le date del decesso e il caso, il giorno in cui appunto si sono verificati, il periodo in cui si sono verificati questi abusi, ma è stato fatto, diciamo, un calcolo abbastanza approssimativo. Ecco, la cosa interessante che però ci consegna, il dato interessante che ci consegna questo rapporto è che, ecco, possiamo tirar giù tra il 2018 e il 2019 una media di almeno 72 decessi al mese, che sono veramente, veramente tantissimi. Vediamo qui adesso, appunto, nella slide numero 9, ecco qua, una panoramica per darvi appunto l'idea di quello che sto dicendo. Ovviamente sono segnalate in rosso le zone interessate dove si sono verificati la maggior parte di questi decessi che sono stati registrati da questo programma. Ora, nel corso di questo lungo viaggio, tra i migranti e i trafficanti si creano dei rapporti, dei veri e propri rapporti contrattuali che li legano indissolubilmente, cioè che legano il destino di questi soggetti, di questi poveri malcapitati, ad una manciata sostanzialmente di delinquenti. E spesso questi rapporti contrattuali non si esauriscono neanche successivamente all'approdo sulle coste europee. Per darvi un'idea, diciamo, la tipologia più usuale di rapporto che viene a crearsi è lo smuggling, che è la semplice introduzione illegale del migrante nell'ambito del territorio di uno Stato, e il trafficking, che invece non è solo l'introduzione illegale del migrante all'interno dello Stato, ma è anche lo sfruttamento proprio sessuale ed economico del soggetto, no?
I reati poi che vengono, le tipologie di reati che vengono perpetrate lungo questa rotta migratoria sono di diversa tipologia, appunto, e sono però anche di diversa atrocità. Allora, tra quelli più avvilenti sono la violenza sessuale e la violenza di genere, che rappresento in queste slide, dove sostanzialmente, ecco, la cosa interessante qual è? Al di là delle percentuali che mostrano le località delle sezioni che abbiamo visto in precedenza in cui vengono appunto commessi, sono anche i soggetti responsabili di questa tipologia di reati, di queste violenze, violenze sessuali, violenza di genere, che sono... nel Corno d'Africa e nell'Africa orientale, che più o meno, ecco, diciamo che sono, possono essere considerate un po' le sezioni di partenza della rotta migratoria, questa tipologia di reati vengono commessi principalmente dai trafficanti, che sono coloro i quali con cui diciamo il migrante, il rifugiato entra principalmente inizialmente in contatto. E si crea appunto quel rapporto contrattuale di cui vi parlavo prima. Il 45% di questi reati poi però nel Nord Africa viene commesso non solo da trafficanti ma anche da gruppi armati operativi in Libia, che sono poi che è poi il luogo dove esistono anche centri di detenzione che vedremo dopo e a cui spesso appunto vengono anche consegnati dai trafficanti questi soggetti una volta che arrivano, una volta che la loro diaspora ecco termina lungo le coste settentrionali dell'Africa. Questo tipo di violenza viene consumata ai danni di donne, di bambine. Ma la cosa assurda, che io ho trovato veramente avvilente, atroce, non riesco a trovare degli aggettivi che siano più forti di questi, è che viene anche perpetrata nei confronti di uomini, ma anche di bambini di sesso maschile, che vengono anche costretti a stuprare membri della propria famiglia. E a parte lo scopo di intrattenimento di queste pratiche atroci, questo tipo di violenza viene anche utilizzata a scopo di estorsione e per le relazioni di cui abbiamo visto prima, no? Dei rapporti contrattuali che si creano e che cercano anche di soggiogare il migrante ai propri voleri e anche alle proprie, di piegarlo anche alle proprie esigenze economiche con la minaccia appunto di usare violenza poi anche nei confronti delle famiglie che restano nel paese di origine. E anche per una punizione, per una pura crudeltà e per una pura tortura psicologica. Io vi riporto un passo di questo report, un'intervista che è stata fatta ad una ragazza somala, che riporta appunto una sua esperienza vissuta sul campo. Dice: quando siamo arrivati in Libia ci hanno portato in un grande edificio con molte persone. Dopo avermi portato lì mi hanno chiesto dei soldi, era un seminterrato, c'erano molte persone, circa 300. C'erano persone con molti problemi, alcune erano malate. Dopo che siamo entrati nel posto mi hanno chiesto i soldi, mi hanno detto di pagare $8,000, mi hanno detto di pagare questa cifra e ho chiamato mia madre. Gli ho detto che sono stata trattenuta per un riscatto di $8,000. Mia madre mi ha risposto: non ho $8,000, proverò a racimolare quello che posso. In seguito l'uomo mi portava fuori ogni giorno, mi chiedeva se avessi pagato i soldi, gli rispondevo che sarebbero arrivati e di aspettare. Proprio così mi portava fuori e faceva così, metteva l'acqua in un secchio e me la versava addosso, e in Libia fa freddo. Mi spogliava davanti a tutti, mi toglieva l'hijab, mi versava l'acqua in testa, mi metteva la testa nel secchio e mi colpiva le gambe con un bastone. Alla fine mia madre mi chiamò dicendo: non ho niente. Se vendo la casa non ho nessun altro posto dove andare, cosa vuoi che io faccia? Un giorno le ho detto: lascerò questo posto, non sentirti sotto pressione. Gli uomini mi dicevano di pagare $8,000, altrimenti mi avrebbero ucciso e portato al cimitero. Ti uccideremo bruciandoti viva.
Poi mi hanno detto di pagare, l'uomo mi ha detto di pagare $4,000. Mio zio e mia madre cercavano i soldi. Mio zio disse, ho $2,000, devo mandarti $2,000? Io ho detto, se mi mandi $2,000, allevierai la mia pressione. E mi mandò i $2,000. L'uomo mi portava fuori ogni sera, inoltre portava tutti, le oltre 300 persone fuori, e mi diceva di lavare anche i muri, pulisci il mio posto dove si cucina, pulisci i miei vestiti, pulisci la mia casa. Se vedeva anche il minimo sporco, mi afferrava l'orecchio e mi picchiava. Sì, ogni sera mi portava fuori. No, non sono stata violentata in Libia, ma sono stata picchiata. C'erano ragazze che venivano prese e tenute tutta la notte. L'uomo che ci teneva in ostaggio, il libico, si ubriacava e torturava tutti. C'erano ragazze che prendeva, le portava a casa sua e le stuprava. C'erano persone che picchiava, soprattutto i ragazzi. Diceva loro di stare con la faccia al muro, tutti gli uomini, e li picchiava. Loro si mettevano faccia al muro, lui usava un bastone, li spogliava. C'erano ragazze con cui parlavamo, di notte prendevano chi volevano. Sai, noi dormivamo per terra. L'uomo entrava, puntava la luce della torcia, proprio così. Chiunque vedesse, voglio dire, non appena vedeva la persona, la prendeva. Non importava chi, la prendeva. Ma là non ha mai permesso che questo accadesse a me. Giuro che venivano da noi, tutte le ragazze si riunivano intorno a noi. Questo è successo a me, questo è successo a me, ci raccontavano. Ma cosa potevamo fare? Non potevamo fare niente. Piangevamo anche semplicemente. Ecco, questa è una testimonianza molto forte, ma vi assicuro ce ne sono diverse in questo report. Poi vi sono anche numerosi reati che subiscono i migranti e i rifugiati che vengono trattenuti nei centri di detenzione dopo essere stati intercettati in mare, in soccorsi, però spesso no, poi riportati indietro. Qui vengono ammassati in questi centri di detenzione individui in condizioni igieniche assolutamente precarie, senza cibo né assistenza sanitaria. E la legislazione libica, con una legge numero 19 del 2010, include anche una disposizione che prevede che le persone che hanno fatto ingresso nel paese regolarmente possano essere imprigionate a tempo indefinito, paghino appunto delle sanzioni e svolgano dei lavori forzati. Qui vi riporto velocemente anche il racconto di Omar del Sudan, che è stato appunto recluso in una di queste prigioni. Allora, la prigione era orribile, non c'erano nemmeno i bagni, dovevamo fare i bisogni dove dormivamo. La gente moriva di fame intorno a noi, c'erano circa 35 persone straniere che lavoravano per loro. Alcuni erano altri rifugiati o migranti che erano stati costretti a lavorare per loro. Abbiamo detto che non era possibile pagare la somma che ci avevano chiesto, che eravamo poveri e che le nostre famiglie non avevano così tanti soldi. Alla fine abbiamo deciso di provare a scappare. Loro hanno sparato attraverso la porta e hanno ucciso 7 persone. Poi hanno aperto la porta e sono entrati, continuando a sparare. Ci hanno preso e legato mani e piedi e hanno iniziato a torturarci. Altri 7 amici sono morti a causa della tortura. Dopo ci hanno legato in un angolo del magazzino. Hanno continuato a torturarci senza sosta per 4 giorni interi. Hanno messo alcuni di noi in una pozza d'acqua e poi ci hanno messo scariche elettriche. Ci hanno tirato fuori e ci hanno bruciato con colate di plastica fusa sulla nostra pelle. Hanno filmato tutto e hanno inviato le immagini alle nostre famiglie. Per i 4 giorni non avevamo cibo né acqua. Dovevamo bere la nostra urina per sopravvivere. Abbiamo sofferto molto. Portavano fuori le belle ragazze, le costringevano a lavorare nei bordelli come schiave del sesso. Ci spogliavano tutti nudi. Noi eravamo tutti così sporchi, avevamo dei piccoli insetti che vivevano e si muovevano sulla nostra pelle. La tortura veniva eseguita per gradi, prima le percosse regolari, poi le percosse con un bastone o tubi di plastica, poi l'elettrocuzione o l'olio bollente sulla pelle. Usavano anche il riscaldare il metallo e metterlo contro la pelle. Il tipo di tortura dipendeva esclusivamente da quanti soldi potevi pagare. Se non potevi pagare niente arrivava il peggio. Se potevi pagare qualcosa era un po' più leggera. Alcuni miei amici rimasti a casa hanno raccolto la metà dei soldi di cui avevano bisogno. Quindi alla fine sono stato picchiato principalmente con il bastone. Altri rischi a cui i rifugiati, poi i migranti, sono esposti lungo sempre appunto la rotta migratoria includono anche quello di morire o restare feriti nei conflitti a fuoco in alcune delle aree come ad esempio quella del Burkina Faso oppure del Niger.
Quando però poi questi migranti, dopo aver subito tutto quello che ho cercato brevemente, velocemente di descrivere, grazie a questo report, arrivano, raggiungono le coste dell'Europa, spesso va anche peggio. Perché? Perché le donne, ad esempio, cadono nel giro della prostituzione, della mafia nigeriana, la Black Saxi, per esempio, tanto per citarne una, che si fonde con la mafia italiana. Per esempio, appunto, come vi dicevo, ecco, si crea questa sorta di fusione, no? Tra la mafia nera e la mafia italiana. I bambini vengono coinvolti spesso nel traffico degli organi. Qui ad esempio abbiamo un caso che cito in questa slide del litorale Domizio in Campania, dove è stato intercettato un traffico di organi tra le autorità italiane e in collaborazione con l'FBI americana, dove appunto, ecco, vedete da questa rappresentazione grafica, ogni organo del corpo umano per loro ha un valore, no? Viene tradotto in un valore economico, in un valore monetario. Quindi Cosa Nera, che è appunto il ricavato di questa fusione tra la mafia nigeriana e la Cosa Nostra, purtroppo italiana, sfrutta gli irregolari in Italia, cioè quei soggetti che non hanno un permesso di soggiorno, non sono coperti da asilo politico perché carenti dei requisiti per poterlo ottenere, eccetera, eccetera, e li assolda in quella che possiamo definire una sorta di bassa manovalanza delle organizzazioni criminali. Vi faccio l'esempio che forse vi è capitato di vedere dell'immigrato che vende i fazzoletti di carta al semaforo, piuttosto di quello che ti fa il rifornimento di benzina alla pompa automatica. Ecco, questi soggetti qui fanno parte di questa, sono la base, una sorta di base di questa piramide ascendente di criminalità. Non si trovano, ecco, lì a caso, la cosiddetta appunto bassa manovalanza di queste mafie che nascono dal sodalizio delle mafie, chiamiamole straniere, e quelle di Cosa Nostra. Un altro caso emblematico di sfruttamento di questi immigrati che arrivano qui, che vengono assoldati appunto delle organizzazioni criminali, è il fenomeno del caporalato, quello dei braccianti agricoli che appunto costringono questi soggetti a lavorare in condizioni disumane, 12 ore al giorno, sottoretribuiti, trasportati nei campi a bordo di polmini, eccetera, eccetera. Tant'è che ci sono state tutta una serie di iniziative per cercare di contrastare questo fenomeno, come ad esempio quella che cito qui velocemente nel 2017, l'operazione Freedom. Nonostante tutto questo, il fenomeno c'è ancora persiste e purtroppo non è facile, ecco, come dire, smantellarlo. Poi, ecco, per chiudere un attimino la mia riflessione su come, no, diciamo, la violazione dei diritti umani possa costituire un po' la criminogenesi di un migrante, vi riporto un caso, quello di Adam Kobobo, che è un caso tristemente noto alle cronache, di cronaca nera, che probabilmente avrete sentito sicuramente parlare, che un pochino dà l'idea di quello che appunto può essere la conseguenza molto forte della violazione, delle ripetute violazioni dei diritti umani di questi soggetti che appunto iniziano dal paese di origine e vengono perpetrate lungo tutta appunto la rotta migratoria fino ad arrivare qui in Italia o comunque in Europa e continuare ancora. Lui nasce in Ghana nel 1982, ecco, in una famiglia contadina, lavora come bracciante agricolo, non viene retribuito, gli viene dato in baratto vitto e alloggio. Questa è un po' la sua vita, ecco, molto velocemente. Lascia il Ghana a 20 anni, si imbarca, ecco, raggiunge la Libia, anche lui, quindi le coste dell'Africa settentrionale, per cercare di raggiungere l'Italia. Sbarca a Lampedusa nel 2011,
Anche lui va in uno dei centri di accoglienza, in particolare a Bari, e lì inizia ad avere dei problemi, in particolare nel carcere di Lecce, dove viene messo dentro per una serie di, per aver partecipato a dei tafferugli. Gli vengono diagnosticati dei disturbi della sensopercezione, quindi gli vengono dati degli antideliranti, perché lui inizia a sentire delle voci che gli generano dei cattivi pensieri. Quindi a un certo punto si perdono le sue tracce, perché evade da questo ospedale di Losanna dove era stato trasferito per un intervento chirurgico, si perdono le sue tracce fino al maggio del 2013. Poi c'è l'11 maggio del 2013, all'alba, alle 4 circa del mattino, l'accaduto, il quartiere di Guarda di Milano, per una vendetta, dirà poi, contro i bianchi, perché le voci che lui sentiva nella sua testa gli dicevano di agire contro i bianchi, uccide tre persone con una spranga di ferro e con un piccone e ne ferisce altre tre. Viene arrestato e viene poi, insomma, processato con il 12 di gennaio del 2018, la condanna diventa definitiva. Ecco, questo per portarvi un esempio forse più vicino a noi, insomma, a quello che sono i casi di cronaca che però purtroppo continuamente, tristemente, continuano ad accadere, a susseguirsi nel tempo, che ci danno appunto l'idea di come probabilmente, ecco, io questo è uno spunto di riflessione che vi lascio, la violazione continua e sistematica dei diritti umani anche più elementari, quelli che, a cui noi non pensiamo perché siamo talmente abituati, no? E che ci vengono riconosciuti dalla nostra nascita, perché viviamo fortunatamente in uno stato di diritto e in uno stato che possiamo definire civile, ecco, probabilmente, quasi sicuramente, ecco, porta anche ecco, ad un'esplosione di violenza, come nel caso di Adam Cavuovo, o comunque a delle condizioni precarie di vita e anche psicologica di questi soggetti molto molto sfortunati. Io vi ringrazio, chiudo la condivisione dello schermo e lascio la parola ai colleghi che vengono dopo. Grazie. Grazie Francesca per la tua analisi veramente terribile, anche come numeri e come con statistiche, dati, veramente molto ben documentata. E veramente mi ha colpito particolarmente. Il tempo oramai si sta stringendo, quindi presento assieme i prossimi due ospiti relatori che chiuderanno la nostra conferenza, il dottor Farhad Bitani e il dottor Domenico Quirico, che ci parleranno del loro punto di vista sull'Afghanistan, quali ovviamente opinionisti molto qualificati sul punto. Quindi cedo senza indugi la parola. Buonasera a tutti. Non lo so se Domenico vuole iniziare prima oppure inizio io. Non lo vedo io, Domenico. Vai, inizia tu, vai. Ah, perfetto. Grazie per questo invito e oggi è la giornata più importante per i diritti. Purtroppo la parola dei diritti per il nostro popolo afghano non riconosciamo. Non esiste anche in dizionario, anche non esiste nel libro e non è mai stato nel nostro paese una cosa che frequentato. Stessa cosa che ha portato questo 3 milioni di morti in Afghanistan, dove solo stati morti e nessuno non parla. Tutti i giorni quando succedono attentati in Afghanistan nessuno non parla. Questa è la cosa che fa pensare, no? Che diritti può essere un paese, ma può un po' più lontano non esistere del diritto umano. Oggi è successo due attentati in Afghanistan. Oggi quando pranzavo vedevo il TV, non è anche minimamente ultima notizia non arrivata. Questa è stata proprio sia i diritti delle donne, dei bambini. Per anni sono purtroppo ascoltati. Questo anche dobbiamo ringraziare i paesi potenti dove anche, tra virgolette, lottano per i diritti, no?
fanno finta di lottare per diritti, che l'hanno portato un paese che il riconoscimento dei diritti diventa un grande problema, che è l'Afghanistan. All'Afghanistan purtroppo noi in questi mesi parliamo tanto, abbiamo parlato in questi anni dal 2001, ma prima tutto ciò che è successo per il diritto umano non abbiamo mai parlato, da 2 milioni di morti, da arrivi di Mujahideen, che hanno creato i Mujahideen, il gioco è sporco purtroppo di occidentali, che in primis è l'America. Perché in Afghanistan sono morte 2 milioni di persone, fino adesso 3 milioni di persone, perché è stato quando arriva dei Mujahideen, le creature dei famosi americani, i combattenti per Dio. Quando i russi prendono il potere in Afghanistan, poi per cacciare via i russi, i giochi internazionali creano i famosi Mujahideen, i combattenti per Dio. Mandano Bin Laden, che non fa nessuna cosa, non sa nessuna frequenza, oppure non ha nessun territorio in Afghanistan, mandano dall'Arabia Saudita in Afghanistan, mandano Bin Laden dal Pakistan che faceva in origine afghano, mandano in Afghanistan, creano i famosi Mujahideen, i combattenti per Dio, che creano guerra civile in Afghanistan, dove da quella guerra, dove nelle piazze di Kabul erano divisi 24 gruppi famosi Mujahideen, nella piazza di Kabul succedevano balle del morto, tagliavano le teste degli esseri umani, mettevano olio bollente sul corpo, mettevano la musica, il cadavere muoveva, li chiamavano barre del morto, dove violentati le donne nelle strade, bambini violentati, i giochi di baciabasi, le violenze sui bambini, che in questo momento vediamo tante parti dell'Afghanistan che attualmente continuano e succedono. La mia generazione, che io sono nasco e cresco da quegli anni, nel 1996, da quando sono nato vedo questa violenza. La mia generazione abbiamo visto tutte violenze più possibili, io con i miei occhi quanta violenza ho vissuto, è quello. E da quella violenza che ho subito delle persone che hanno purtroppo hanno molte cariche importanti nel mondo, no? E da tutte quelle, questo è il diritto dell'Afghanistan, in questo momento anche continuano tutto ciò che succede in Afghanistan, no? Abbiamo dato a mano dei gruppi più fondamentalisti nel mondo e chiave dell'Afghanistan. Abbiamo fatto un accordo con i talibani in Qatar, l'abbiamo lasciato chiave dell'Afghanistan, chiave del 35 milioni di persone in Afghanistan. Siamo usciti dall'Afghanistan nonostante che dal 2001 l'America e l'Occidente, America ha alleato più di 50 paesi del mondo e la NATO, dove l'abbiamo lasciato il chiave a mano dei fondamentalisti. Allora questa cosa vuol dire che anche dal primo giorno, dal 2001, quando avevano deciso di attaccare sull'Afghanistan, non era per salvare il popolo afghano, non era che dovevano portare diritti per le donne e i bambini afghani, perché i diritti delle donne e bambini afghani non si applicano da 40 anni in Afghanistan, da 40 anni che donne afghane sono sottomessi. Allora America ha portato questo è il loro potere 2001, alliando con chi? Che cacciare via i talibani, alliando con ex criminali che erano Mujahideen, i combattenti per Dio. Hanno in questi 20 anni, al nome della democrazia, a noi ha fatto un governo totalmente al corrotto. Immaginate che il fratello di Karzai, che è il nostro presidente, era uno dei trafficanti più grandi della droga, era. E tutti i ministri, i vicepresidenti del Karzai, più che erano ministri, erano trafficanti più grandi della droga. L'Occidente si è focalizzato in città più grandi in Afghanistan, come Kabul, Mazar, Herat, e tutto 80% del territorio Afghanistan in questi 20 anni erano abbandonati. 20 chilometri di Kabul non esisteva la luce, 20 chilometri di Kabul non esistevano le scuole, 20 chilometri di Kabul le donne erano sottomessi. E in questi 20 anni, purtroppo, per propaganda mediatica, l'abbiamo fatto vedere l'Università di Kabul, alcune altre scuole, abbiamo detto che abbiamo portato i diritti per il popolo afghano oppure la democrazia in Afghanistan, dove la realtà era un'altra cosa. Quella realtà che ha portato di nuovo conquiste dei talibani. Guardate, non dobbiamo scioccare quando vediamo arrivi dei talibani conquistare l'Afghanistan in 25 giorni, perché i talibani hanno preso il potere in Afghanistan, perché questo non le dicono mai in media, ma lo sto dicendo una persona che in Afghanistan, una persona che ha combattuto per anni, una persona che la sua famiglia
e fino adesso sono involte nella politica afghana. I talibani hanno preso il potere con grandissimo aiuto da 80% del popolo afghano. Immaginate questo, che un popolo che lascia un paese ai fondamentalisti, vuol dire che questo paese prima com'era. Abbiamo parlato delle diritti delle donne e tutto l'altro a fianco di criminali che loro stessi mettevano le loro donne sotto. Tutte le riunioni più grandi che voi vedete, che in Afghanistan si chiede per diritti delle donne, da parte dell'Occidente, a fianco chi aveva Karzai, Muakher, Dustem. Loro stesse persone che chiudevano le loro donne a casa e parlavano dei diritti delle donne. E loro stesse persone che nessuno non l'ha visto la loro donna a fianco di loro per le riunioni. E tutto insieme ha portato in questo momento che un gruppo fondamentalista come i talibani che hanno il potere. Questa fa riflettere tanto. Noi abbiamo speso più di 200 miliardi di dollari sull'Afghanistan. Ma vi garantisco che questi 90% soldi sono andati a tasca dei ex criminali delle guerre afghane dei Mujahideen. 95% abbiamo in analfabetismo in Afghanistan, più del 95% vive in povertà in Afghanistan, e tutto l'altro, se noi da primo giorno sull'Afghanistan, 20 anni sono una generazione, dal primo giorno se noi lavoriamo su due lati importantissimi che Afghanistan soffre da 40 anni, il lato educativo e il lato culturale, noi in questo momento in Afghanistan non avevamo i problemi che un gruppo fondamentalista così facilmente prende il potere in Afghanistan. E vuol dire che con questa realtà, vuol dire che noi abbiamo in Afghanistan, abbiamo portato il fallimento. Inutile che in questo momento che dicano noi siamo usciti dall'Afghanistan perché il popolo afghano deve essere risolvere i problemi, perché la vergogna che abbiamo fatto con i talibani non c'entrava niente il popolo, e l'accordo che ha fatto con talibani in Qatar, le popolo non, anzi il governo afghano, ex governo afghano anche non lo sapeva di questo accordo che è successo. E questa cosa che è successo, quando io e Domenico Quirico abbiamo deciso di scrivere il libro Addio Kabul. Perché abbiamo scritto questo libro? Quando vedevo il giornale, tante volte con Domenico Quirico e altri, tutta la propaganda falsa che venga dall'Afghanistan, io non lo sto riconoscendo più il mio paese. Il donna pallavolista che è morto, dove non era morto, falsa era la notizia. Dove abbiamo fatto diventare persone eroi, dove che erano il criminale più grande dell'Afghanistan. Adesso a voi partecipanti lo dico che il Massoud è un criminale, tutti rimangono scioccati perché per voi Massoud è un eroe. Massoud lo chiamate il leone del Panjshir, un dipendente, ma veramente il Massoud era uno dei criminali più grandi della storia afghana. Perché è diventato Massoud un eroe? Perché lui l'ha fatto propaganda che aveva un rapporto stretto con Francia, in cambio della propaganda mediatica le dava i diamanti Massoud. Massoud è diventato un eroe, ma Massoud uno dei criminali era. In Afghanistan non esiste l'eroe. In Afghanistan tutti questi leader che vediamo che in questo momento per tanti paesi sono eroi, sono criminali più grandi dell'Afghanistan. In Afghanistan in questi 30 anni chi ha perso? I bambini, le donne. E per questo, ma il grande la responsabilità in questo momento che vediamo che le tolgano sull'immigrazione, questa aumenterà tantissima immigrazione, anche il rischio sul fondamentalismo nel mondo rischierà, ma su questa cosa non dobbiamo dare la colpa al popolo afghano in questo momento che sentiamo, no? Che immigrazione se arriva, ma dovevano costruire il loro paese. Se costruire il loro paese, allora dovevano già dal primo giorno lasciavamo quel paese da solo. Noi abbiamo un'immigrazione di 10 milioni di afghani nel mondo. Chi in questi 40 anni, e più in questi ultimi 20 anni che hanno lavorato, chi ha usato l'Afghani per costruire l'Afghanistan? Chi veramente ha lottato dentro dell'Afghanistan sulla libertà delle donne e dei bambini afghani? E questo è stato un fallimento, questo in questo momento vedete tutti i disastri che succedono in Afghanistan. Ma non dovete dimenticare che questa violenza che in Afghanistan vediamo aumenterà ancora di più, perché i talibani nel 1996, dei talibani da adesso, sono molto, molto, molto diversi. Non diversi dalla mentalità, perché sono criminali ancora diventati più pecci per il potere che avranno adesso. Perché adesso sono rimasti più di 80 miliardi di dollari
le armi americane a mani hanno 80.000, le armi più avanzate, la prima cosa. La seconda cosa, che è molto ancora più pericolosa, il rapporto con la Cina che hanno. La Cina già, per lasciamo stare quanti soldi neri, quanti aiuti che lo fanno in libertà. La Cina già ha dichiarato 3 mesi fa che ha comprato 1 miliardo di dollari di pinoli dall'Afghanistan. Non esiste 1 miliardo di dollari pinoli dell'Afghanistan, per dimostrare che noi facciamo questo aiuto attraverso il commercio. Ma questo aiuto non sarà un commercio, questo aiuto la danno è forza solo ai talibani, perché la povertà dell'Afghanistan continua, che come vediamo. Non vorrei essere lungo, non lo so se Domenico Corriqueri che interviene. Sì, sì, possiamo passare la parola al dottor Quirico. Lo vedo parlare, ma al microfono spento. Sì, non si sente, no. Adesso l'ho attivato. Non si sente. Microfono attivato. Scusate se intervengo. Ho appena sentito, forse il dottor Quirico ha un problema di microfono. Ora io non lo vedo neanche nello schermo. Non so dove sia finito. Scusate che provo a scorrere. Lo vedo che c'è, ma adesso al microfono disattivato. Può essere che abbia qualche problema. Adesso. È stato avvisato che non si sente, quindi lui lo sa. E io non lo cerco perché siamo così in tanti che ora che ho finito di scorrere tutti i partecipanti, probabilmente è finito il tempo. Beh, scusate Farhad, direi che anche ai colleghi possiamo vedere se per caso il dottor Quirico riesce a attivare il microfono. Altrimenti... La chat dice che è attivo il microfono, però non si sente. Ah, la chat, aspetta, io scusate non ho letto la chat. Ma dov'è? Nei partecipanti il microfono. Sì, attivo. No, stavo cercando. Allora, scusate, scorro anch'io la pagina. Allora, Domenico Quirico. Che sfondo ha? Così lo faccio prima. Una libreria. Vabbè. È poco significativo dal momento che ci sono 190 avvocati che hanno tutte le librerie dietro o quasi. In effetti non riesco ad aiutarti di più, ma mi sembra di intuire che sta cercando di risolvere il problema. Beh, sicuramente. Tuttavia. Allora, facciamo così, per tenere sveglia l'attenzione, se vedo qualcuno che conosco gli faccio qualche domanda su quello che abbiamo detto. Sto scherzando, non vorrei una defezione di massa. Sara, sono Maddalena e a me il professor Quirico risulta alla pagina 6 dello scorrimento. Allora, aspetta. Allora, ritorno indietro. Allora, pagina 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora... No, perché mi sei...
Dove sta? Scusate, chiudo la chat, perché io non lo vedo. iPad. Marco, Gabrielli, dalla piena. No, mi dispiace perché caspita, proprio... Scusate che mi sta chiamando, scusate. Forse c'erano delle domande intanto, se qualcuno voleva fare qualche domanda ai relatori che hanno parlato fino adesso. Sì, c'era una domanda, l'avevo intercettata, penso anche Rossella. La vedo anche adesso, ripetuta esatto, nella chat. Esatto. Ah sì, la leggo io. Per il dottor Valle, si sostiene che se l'Occidente non ostacolasse gli sciiti iraniani, l'Isaf afghano avrebbe vita breve. Cosa ne pensa al netto dei noti contrasti fra gli Stati Uniti e l'Iran? So se riesce. Sì. Beh, intanto grazie per la domanda. Tra l'altro non facile da... Non facile. No? Sì, esatto. Diciamo. Allora, sostanzialmente... Scusate, faccio la cafona. Allora, ho il numero di Quirico, che lo sto salvando, che mi ha detto di chiamarlo per telefono e provare a metterlo in viva voce. Scusa Riccardo e scusate anche chi ha fatto la domanda. Proviamo a sentire Quirico e dopo rispondiamo alla domanda? Sì, ok, prova, vai. Allora, poi mi dite se si sente. Io tengo al massimo. Vediamo, Si sente che suona intanto? Sì, io lo sento. Vedi. Pronto. Dottor Quirico, buonasera, Sara Bregante del convegno. Mi ha dato il suo numero la dottoressa Colombo. Sì, esatto. Senta, stiamo facendo questo tentativo estremo. Io ho chiamato lei, è in viva voce, e mi dicono che dal convegno si sente quello che lei dice, giusto? Si sente, Leonardo? Adesso sì, si sente, si sente. Allora, se lei vuole parlare al telefono mio, loro al convegno sentono, siamo in centro... Va bene, d'accordo. Perfetto, allora, grazie. Quello che stavo cercando invano di dire, tradito dalle tecnologie, dallo sfondo della mia libreria, era sostanzialmente che il problema afghano si pone anche rispetto al tema dei diritti, che è quello che vi interessa, si pone anche in altri luoghi del mondo ed è sostanzialmente rappresentato dal fatto che noi come Occidente, e in particolare gli Stati Uniti d'America, che costituiscono l'unica forza effettiva di questa parte del mondo, gli altri sono dei chiacchieroni che non sono in grado di fare nulla, si presenta come dire, l'inventore e il difensore dei diritti umani ovunque questi vengano violati, che è un principio meraviglioso e che giustifica la nostra presenza nella storia del XXI secolo, altrimenti non ne avremmo altre ragioni per farne parte. Il problema è che ogni qualvolta in una parte del mondo, Afghanistan, Sahel, Somalia, Siria, Cecenia, eccetera, eccetera, questi diritti appaiono violentemente, brutalmente violati da qualcuno, regimi, fanatismi, forze politiche, ideologie, movimenti etnico-tribali. Noi, come dire, proclamiamo i principi ma poi non li difendiamo, anzi facciamo esattamente il contrario, ci schieriamo a fianco di coloro che quei diritti violano. Faccio l'esempio afghano per non allargare troppo il discorso e restare in tema di quello che magnificamente Pitani ha raccontato prima. Allora, c'è stato un ventennio di presenza americana e di rimorchio NATO, Occidente, Europa, Italia in Afghanistan, un periodo di tempo storicamente molto lungo in cui è possibile fare e realizzare molte cose, soprattutto se si rovesciano tonnellate di soldi su quel luogo e se ne ha il controllo totale avendo una forza militare che è la più potente del mondo. Bene,
agli afghani nel 2001, quando gli americani arrivarono, oltre che la motivazione di essere andati lì per ammazzare Bin Laden, che era sostanzialmente legittima, visto che Bin Laden lì stava e aveva compiuto l'attentato degli attentati alle Torri Gemelle, agli afghani, ai 34-35 milioni di afghani, vennero fatte delle promesse in tema di diritti umani. Noi siamo qua anche per fare in modo che voi usciate dal vostro medioevo primitivo e violento e per accompagnarvi nel XXI secolo, nel secolo dei diritti, attraverso alcuni strumenti che ci appartengono storicamente: la democrazia rappresentativa, il libero mercato, l'inserimento nella globalizzazione, il liberalismo. Allora, una parte degli afghani, o buona parte degli afghani, come ha testimoniato Farabitani, hanno creduto a queste promesse. Hanno pensato che noi, gli americani e gli europei, fossero effettivamente lì per aiutarli a questa trasformazione della loro condizione umana. Queste erano bugie. Nulla è stato fatto, e non aggiungo una parola a quello che ha detto Bitani, perché queste parole, cioè i diritti, diventassero realtà, nel senso che ci siamo alleati con una banda di criminali, abbiamo delegato volontariamente a loro la creazione di una presunta democrazia che non c'è mai stata, e dopo 20 anni i talebani, con il loro apparato di fanatismo omicida, hanno riportato 34 milioni di afghani esattamente nella stessa condizione in cui si trovavano 20 anni fa. Se questa è il modo, la maniera, lo strumento, la tecnica elitica per difendere i diritti umani in qualche luogo del mondo, la risposta la lascio a voi. Grazie. Grazie, dottor Quirico. Allora, se lei ha finito, oddio, è brutto da dire, ma metto giù. Ecco. Facciamo così, come si fa ogni volta c'è una telefonata. Va bene, senta, io la ringrazio. Allora, la saluto da parte di tutti e mi permetto di ringraziarla da parte di tutti. Grazie mille. Grazie a voi. A lei, arrivederci. Arrivederci. Ecco, scusate questo piccolo intermezzo. No, grazie, Sara. E torniamo a questo punto al dottor Valle, se così può rispondere a quella domanda molto complicata. Sì, diciamo che secondo me è una domanda molto complicata, non tanto per la risposta, che secondo me la risposta è un no abbastanza, non dico secco, però sì, la risposta a me verrebbe da dire personalmente no, ma è una domanda complicata secondo me perché in realtà fa riferimento a una serie di dinamiche che coinvolgono ovviamente l'Iran, il mondo sciita, o coinvolgono però anche lo sciismo afgano e coinvolgono in realtà l'ideologia dello Stato Islamico e coinvolgono allo stesso tempo quali sono gli obiettivi dello Stato Islamico in Afghanistan e quello che è invece l'obiettivo dell'Iran in, diciamo, Medio Oriente, ma insomma cerchiamo un po' di confinarlo appunto a quello che è per la Siria, per l'Iraq, e che evidentemente è un obiettivo che è diverso rispetto all'Afghanistan, a quello dell'Afghanistan. Comunque la mia risposta sarebbe no, e se dovessi dare appunto delle motivazioni appunto a questa risposta, potrebbero secondo me essere le seguenti, nel senso che lo Stato Islamico è un fenomeno, in Afghanistan è un fenomeno ormai totalmente afgano. In che senso? Nel senso che il dottor Bifani nel primo intervento, mi pare di ricordare correttamente, ha detto che lo Stato Islamico in Afghanistan è nato da una serie di fuoriusciti dei talebani pakistani. Però lo Stato Islamico in Afghanistan, e quindi e per la maggior parte la leadership iniziale dello Stato Islamico in Afghanistan, è stato di origine pakistana, anche se anche qui dovremmo comunque dire sì, pakistana, ma dalle aree tribali pakistane, quindi quelle aree in cui in realtà non esiste un confine netto tra Afghanistan e Pakistan. Non è mai esistito nella storia, è un confine che l'Afghanistan stesso, della Repubblica di Khani e oggi quello dei talebani, tendenzialmente difficilmente riconosce. Comunque, se è vero che inizialmente la leadership era pakistana, successivamente la leadership è diventata, e oggi i militanti sono afghani, e quindi è un fenomeno prettamente afghano, e l'Iran poco può fare in realtà per intervenire.
anche se prima facevo nel mio intervento facevo riferimento ad alcuni attacchi che lo Stato islamico ha portato avanti contro gli sciiti durante il mese di Muharram. In quell'occasione lì l'Iran ha alzato un po' la voce con i talebani, ha affermato appunto che se i talebani non sono in grado di garantire la sicurezza degli sciiti a Zara in Afghanistan, l'Iran avrebbe cercato di prendere dei provvedimenti. E in particolar modo questo è un riferimento, in qualche modo un riferimento a quelle milizie sciite che l'Iran ha messo in piedi grazie anche ai militanti, agli sciiti afghani, la brigata delle Fatemiyun, ovvero sia una serie di militanti di origine afghana, sciita dell'etnia Hazara, che hanno combattuto per l'Iran in Siria, in Iraq, contro lo Stato islamico. Ma in realtà l'Iran, quando fa riferimento a queste milizie, quando fa riferimento un po' a una velata minaccia, cerca un po' di alzare la voce con i talebani, sa perfettamente che non può usare, non ha la possibilità di usare queste milizie in Afghanistan, ma sostanzialmente fungono un po' da, possono al massimo servire da protezione per alcuni luoghi di culto, ma assolutamente non può permettersi di inviare queste unità a combattere contro lo Stato islamico in Afghanistan, per la stessa ragione per cui i talebani non possono combattere con un esercito lo Stato islamico in Afghanistan, perché lo Stato islamico non è un esercito, lo Stato islamico è l'espressione di una serie di conflitto latente, di dolore latente, che viene portato avanti in realtà come minimo dagli anni 90, ma in realtà affonda le sue radici nel salafismo di Peshawar in Pakistan, e quindi una sorta di scontro che in realtà con gli sciiti, sì, fanno riferimento agli sciiti dello Stato islamico, ovviamente la guerra settaria è importantissima, e l'Iran sa che c'è sempre il pericolo per la minoranza sciita in Afghanistan di essere bersagliata dagli attacchi dello Stato islamico. Però in realtà lo Stato islamico vede gli sciiti come solamente uno dei tanti tasselli della propria lotta. Quindi in realtà l'Iran non solo non ha gli strumenti per poter definitivamente combattere lo Stato islamico, come d'altra parte appunto non ce l'hanno i talebani, che pure sono in Afghanistan, che pure godono di un grande supporto di diversi segmenti della popolazione e comunque hanno vinto lo scontro in la guerra in Afghanistan, ma l'Iran non ha nemmeno non si pone nemmeno come obiettivo quello di distruggere tutto l'islamico in Afghanistan. Sa perfettamente che non è una cosa possibile, perché non rientra nemmeno in quella sfera, ha una sfera di interesse diversa rispetto a quella della Siria e rispetto a quella dell'Iraq, evidentemente. Tant'è che molto spesso queste milizie sciite di origine afghana, cooptate dall'Iran, formate da persone, appunto da civili afghani, che in realtà a cui in realtà viene promessa la cittadinanza iraniana una volta completato un ciclo di addestramento annoso, in realtà molte di queste sciite vengono in realtà schierate in Iran. E vengono schierate in Iran per cosa? Per costruire strade, per riparare dighe, aiutare durante le alluvioni. Quindi in realtà l'Iran si serve retoricamente appunto di queste milizie e della minaccia dello Stato islamico in Afghanistan per in qualche modo ammantarsi un po' del titolo di protettore degli sciiti nel mondo, ma in realtà non ha assolutamente la mira e non ne ha nemmeno i mezzi. E questo lo Stato islamico lo sa, lo Stato islamico ne è consapevole, e infatti, anzi, più l'Iran cerca di ammantarsi appunto di quest'aura di difensore degli sciiti, allo stesso tempo questo fa gioco allo Stato islamico dal punto di vista propagandistico. Quindi anzi, non solo l'Iran non riesce non può contrastare lo Stato islamico, ma ne alimenta la propaganda stessa. Non so se questo può avere in qualche maniera risposto alla domanda e perché appunto indipendentemente dalle pressioni occidentali sull'Iran, che appunto fanno riferimento a ad altri argomenti, a un'altra dimensione, l'Iran non ha né i mezzi né la possibilità né la volontà appunto di contrastare lo Stato islamico in Afghanistan, perché è un fenomeno prettamente afghano. Grazie per la risposta molto articolata. Beh, sono le 18, quindi se non ci sono altre domande direi che ci avviamo alla conclusione di questa giornata dedicata all'Afghanistan. Quindi ringrazio in mero ordine di comparizione, come si suol dire, il dottor Biffani, l'avvocato Sara Bregante, il dottor Riccardo Valle, l'avvocato Francesca Di Giacomo, il dottor Farhad Bitani e da ultimo il dottor Domenico Quirico. Ovviamente ringrazio per i saluti iniziali del Presidente dell'Ordine, l'Avvocato Leonardo Arnau, e la nostra Presidente del Comitato Pari Opportunità, l'Avvocato Maddalena Prisco. E
l'ultima, ma non ultima, l'avvocato Stefania Lucchin, che con me ha organizzato questa conferenza, che spero sia piaciuta a tutti. Un saluto e ci fermiamo per gli ultimi che devono chiudere e firmare in chat. Mentre stanno ultimando le ultime... Sì, lasciamo firmare, che magari qualcuno, vedo che siamo ancora 48. No, volevo approfittarne per ringraziare anche personalmente i relatori. Certo. Li ringrazio ironicamente per questo pugno in pancia che ci hanno dato con queste verità, proprio sbattute così, però insomma... ma fanno bene i pugni in pancia... Secondo me, nel senso che molte volte i media ce l'hanno edulcorata la situazione, secondo me. E poi abbiamo avuto veramente delle opinioni competenti che ci hanno raccontato cose che di solito noi non sappiamo, con questo approfondimento, mi permetto di dire. E quindi grazie. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie davvero. Grazie a voi, sì, per l'occasione. Grazie. Ugualmente, anche a tutti quelli che sono rimasti fino alla fine. Stoici. Stoici di venerdì pomeriggio alle 6:04. Per 4. Esatto. Hanno visto il video. Perdonami Sara, però è stato davvero divertente la tua chiusura della telefonata. Scusate, ero vagamente, come dire, in un imbarazzo cosmico. Cioè, sono al telefono con Quirico e ho avuto il numero in diretta, quindi perché mi ha chiamato, mi dice chiamalo, e io, chiamo Quirico, sì. Allora. Ma tu non lo vedevi, Sara? Ma no, non vedevo la rave. Ma a un certo punto si è disconnesso anche. Allora, si è disconnesso, ha spostato anche la videocamera, si vedeva solo la libreria. No, allora, intanto non l'ho trovato tra i 189 partecipanti, che mi sono segnato numero record. Secondo, non lo vedevo sul telefono. Ed ero vagamente in imbarazzo perché io mai ci avevo parlato prima, quindi potete immaginare, sì, scusi, ciao, arrivederci, cioè sembrava proprio ciao. Beh, ma allora mi pare brutto, chiudiamo qui. Sì, no, mi pareva veramente una cosa orrenda, però in effetti, visto che non si è... Di necessità virtù. Ragazzi, il bello della diretta, a me è partita la telecamera, io a un certo momento sono entrata e uscita 50 volte, colleghi mi hanno scritto, Sara dove sei? E dove sei? Persa nei problemi della videocamera, che però ho visto che non ho avuto problemi solo io. Ma comunque mi pare che sia affilato tutto liscio, insomma, abbiamo sempre il piano B. C'è sempre il piano B. E poi ovviamente, io ho pagato delle persone per dire convegno bellissimo, per la mia parte ovviamente, no scherzo. Spero che sia andata bene, spero che siano stati tutti interessati, insomma, infatti abbiamo fatto video, slide, cose proprio per catturare l'attenzione, perché venerdì pomeriggio quasi... No, ma comunque è come, cioè,
almeno per quanto ci riguarda, sicuramente un, direi una, un taglio innovativo a livello di formazione che siamo riusciti ad offrire. Un bel team, vero? Un bel team di... Sul finire dell'anno, prima di Natale. Quindi sì, esatto. Quindi voglio dire... obiettivo raggiunto. Non è da poco, eh. Non è da poco. Anche perché l'argomento non è proprio dei più, ripeto, no, ma non infatti, è proprio dei più leggeri, ma... Ti abbiamo coinvolto da subito, hai dato immediata noi, noi ci siamo. Noi ci siamo. Siamo benissimo. Operativi. Sul fronte. Alcuni in tutti i sensi, tra l'altro. Sì. Sì, perché il dottor Bifani, lui è operativo nel senso letterale della parola. Nel ecco, senso la sottoscritta no. La sottoscritta studia, ecco, e basta. Caro il dottor Bifani, Valle analizza. Ma anche il dottor Valle, lui è sul pezzo, Cioè sul pezzo nel senso che c'è proprio sul pezzo. Non sul campo purtroppo come il dottor Bifani, per quanto sarebbe bello, però. E qui spoilerò una cosa, che il video iniziale, che durava 38 minuti. Ho visto, sì. Sì, me l'ha passato il dottor Valle. Video strepitoso. Ah, vedi. Adesso scusate, non è che voglio annoiare... No, però non l'ho visto tutto nemmeno io, sono sincero, 38 minuti di propaganda talebana non l'ho visto nemmeno io completo. Ecco, è famoso grazie, ma no grazie. Ecco. Ma lei, dottor Valle, mi scusi, ho letto il curriculum, parla anche l'arabo? Allora, diciamo che io ho giusto un'infarinatura di arabo, proprio base in realtà, veramente ho fatto un anno solamente. Anche secondo me non è vero. No, veramente molto, molto base. Tra l'altro il curriculum non è aggiornato, mi sono dimenticato, perché in realtà adesso sto studiando l'urdu, quindi in realtà dovrei fare un cambio e vorrei mettere l'urdu invece dell'arabo, perché il mio arabo ormai è ammuffito, ecco. Quindi... Riccardo, per cortesia, non diciamo sciocchezze. Allora, mo sei l'arabo, stai pure facendo l'urdu, che adesso voglio dire, io ho problemi con l'inglese, cioè... Facciamoci. Ma guarda che forse l'urdu, superata la scoglia dell'alfabeto, secondo me è più semplice dal punto di vista della pronuncia, della grammatica, è molto più intuitivo. Allora, Riccardo, tesoro per te, cioè dai. Ma l'arabo l'ha studiato, cioè, in Italia oppure in qualche paese? No, in Italia. Sì, all'università, esatto. Va bene, bene. Sì, magari avessi studiato anche arabo all'estero, non sarebbe ad Alessandria d'Egitto. Sarebbe stato molto molto bello quello, sì. Di sicuro lo saprei benissimo, ecco. Perché lì so che si studia. Con l'accento egiziano, però vabbè, ecco. Guarda, dubito che, senza offendere nessuno, dubito che qualcuno di noi potrebbe reclamarti l'accento egiziano. Stavo chiedendo con chi fa prove di conversazione in realtà. Stefania, non chiedere. Non chiedere. Non c'è dato sapere. Va bene, allora lasciamo spazio all'immaginazione. Esatto. Sì, io vi ringrazio veramente. Grazie davvero a voi. Grazie, Sara. Grazie a voi ancora. Felice, grazie a magari tutti. Un'altra occasione. E onoratissima. Di questa cosa, quando ho letto la mail ho avuto un attimo di mancamento dove mi invitavate, quindi grazie. È stato un onore nostro avere avervi tutti. Felice e sempre qua, va bene? Grazie davvero di cuore. Grazie. Buona serata. E buone prossime grazie a tutti. Buona serata. Grazie altrettanto. E allora arrivederci. Ciao, buone feste. Ciao, altrettanto, arrivederci. Buona serata. Arrivederci a tutti. Buona serata. Grazie, ciao. Allora, qua Stefania, chiudiamo la registrazione, direi, no? Ah, giusto. Sì. Quindi, vedo che c'è ancora... Ah, Silvia Zerra, ok. Per salvare la chat, io faccio salva la chat e non so dove la salverà. In cloud, ha detto loro. Quindi dopo ce la recupereremo. Sì. Chiudo.